tutti invito a prendere posto i consiglieri, così possiamo dare inizio alla seduta come al solito con l'esecuzione dell'inno di Mameli. Allora, consigliere Astigiano è in ritardo di qualche minuto, ma ci raggiungerà. Il consigliere Bergesi invece è assente per tutta la serata. Per lavoro. Per motivi di lavoro, sì, a Roma. L'assessore Messa, non appena il treno lo riporta, Abra ci raggiungerà. Gli altri assessori sono presenti. Nomino scrutatori. Isu, Ferrero, Elena. Grazie. La parola al signor Sindaco per le comunicazioni. In questo mese di febbraio, nel mese di febbraio è mancato il papà del consigliere Nino Cornaglia, il signor Andrea, e abbiamo partecipato, mentre nel mese di marzo è mancata la signora Violatti Maria, madre di Dino Testa, attivo presidente della consulta del volontariato. Ci sono alcune notizie di carattere generale. Intanto oggi è il 21 di marzo e il Consiglio Comunale si riunisce in una data importante, data che da diversi anni è stata individuata come da libera, come giornata contro le mafie. E ieri abbiamo fatto la tradizionale manifestazione in piazza Falcone Borsellino, quest'oggi vi è stata una importante manifestazione a Saluzzo, non casualmente
è stata scelta la città di Saluzzo, dove anni fa, più di 30 anni fa, è stato ammazzato un medico in maniera con delle metodiche assolutamente mafiose. E poi Saluzzo è la città natale di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ci sono alcune notizie di carattere generale e in particolare degli importanti successi sportivi della nostra città. L'Hockey Lorenzoni, la prima squadra, e l'Under 14 hanno conquistato il titolo di campionesse d'Italia indoor femminile. L'Under 16 ha sfiorato il titolo chiudendo con la medaglia d'argento e l'Under 18 ha portato a casa la medaglia di bronzo. Nel Jiu-Jitsu il signor Fabio Carnebianca è risultato medaglia d'oro ai campionati europei in Portogallo, a Lisbona. Mentre anch'io, a nome di tutto il Consiglio Comunale, rinnovo le condoglianze all'amico Nino Cornaglia per la perdita del papà, persona molto impegnata nel volontariato culturale della città di Fossano. Ricordo anche che nei giorni scorsi ci ha lasciato il professor Piero Ballocco, che era stato per molti anni insegnante alle medie unificate, la media unificata, così si chiamava anni fa, della nostra città. E poi fino a metà degli anni 90 circa era stato insegnante di latino all'Istituto San Giuseppe, una figura molto importante, di uomo di cultura, ma al tempo stesso un braidese doc, col gusto delle battute, con una capacità anche di essere un insegnante non solo di trasmettere contenuti, ma anche una visione di vita ispirata sempre all'ironia e all'amabilità. Ecco, penso che molti di noi lo abbiano avuto come, in certi casi forse come collega, oppure come insegnante, o comunque una figura molto nota nella nostra città. C'era il consigliere Milazzo che ha chiesto la parola, prego. Grazie Presidente, desideravo solo comunicare ai colleghi presenti che avete trovato al vostro posto questo libro, che in realtà è il catalogo della Biennale. Lo abbiamo messo in tutti i posti perché non sapevamo più chi l'avesse già ritirato oppure no. Chi lo avesse già preso, se vuole lasciarlo, potrà lasciarlo lì. Ne approfitto per ringraziare il personale dell'ufficio turistico, che molto ha fatto per la UAB. Ha raggiunto comunque un grande numero di visitatori, diciamo che può sempre essere migliorabile come esperienza, perché il luogo, d'altronde, è l'unico così di queste dimensioni che può contenere queste grandi opere. Sono state ben 140 e più opere provenienti da 16 regioni diverse d'Italia, per cui siamo orgogliosi del risultato raggiunto. Ribadisco, sempre migliorabile, questo per gli esperti. Comunque non vuole essere la nostra biennale non vuole essere qualcosa di strettamente professionale. È un mondo è il modo con cui le donne esprimono la loro creatività. Quest'anno, tra l'altro, è stato anche arricchito da momenti di incontro con le artiste, che hanno potuto esprimere la loro esperienza, e anche di storia della donna artista, di incontri fatti di storia sulla donna artista. Tra l'altro molto molto interessanti, e sono anche piaciute al pubblico che è intervenuto, purtroppo devo dire non numerosissimo. Comunque siamo sempre arrivati alla presenza in questi piccoli gruppi di almeno una trentina di persone per volta, quindi già di per sé è stata un'esperienza interessante. Se qualcuno l'avesse già preso, lo vuole lasciare, faccia pure, altrimenti potete comunque usufruirne ancora. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Tra l'altro c'è anche una sua opera qui sul catalogo, complimenti. Fuori concorso. All'inizio, perché sono fuori concorso per conflitti di interesse già comunque, anche l'anno scorso. Complimenti, grazie comunque anche a nome di tutti i consiglieri, grazie ancora. Consigliere
Elena, prego. Sì, grazie Presidente, ma anch'io mi unisco a nome del mio gruppo e degli altri gruppi di minoranza alle condoglianze per la scomparsa del papà di consigliere del collega Nino Cornaglia. E, vorrei fare anche alcune brevi anch'io comunicazioni. Una per quanto riguarda, sempre rimanendo alle persone che sono decedute, vorrei ricordare anche se non è un cittadino di Bra, però il cavalier Giovanni Ciravegna di Cherasco, che è stato presidente del Consiglio provinciale e anche assessore provinciale, e quindi penso che, non so se il sindaco ha già provveduto, ma penso che di fargli arrivare a nome del Consiglio Comunale di Bra le condoglianze alla famiglia. Un'altra, mi unisco anch'io, l'avrei detto, ma ero sicuro che il sindaco mi avrebbe anticipato sulla giornata oggi del 21 marzo, come ha ricordato precedentemente. Vorrei anche ricordare che in questi giorni si celebrano purtroppo i 40 anni anche della strage di Via Fani, quindi in cui appunto è stato prima rapito, poi ucciso l'onorevole Aldo Moro e la sua scorta. Questi giorni il presidente Mattarella è stato anche inaugurato un monumento a ricordo delle vittime della scorta e dello stesso presidente della Democrazia Cristiana. Qui faccio soltanto, senza nessuna polemica, vorrei solo censurare alcune parole che io chiamo questi che hanno compiuto questo atto criminale, hanno scontato le loro pene, per carità, come prevede la legge italiana, e però secondo me dovrebbe avere un pochettino di buon gusto e non andare in televisione o in ambienti a tenere dibattiti e conferenze con definizioni che, sì, come dire, ma ormai le vittime erano diventato un mestiere, cioè veramente un po' di buon gusto, e dovrebbero secondo me avere il buon gusto appunto proprio di tacere. E spero che su queste persone, e mi riferisco anche ai mass media, alle televisioni, che non ne diano molto spazio. Capisco che possono fare audience, però dovrebbe cadere un po' di oblio, perché rendere dei criminali, dei maître à penser, non mi sembra davvero, sembra davvero una cosa fuori logica. Un'altra cosa che volevo chiedere, se è possibile, non so il regolamento cosa prevede, visto che ci sono diverse mozioni e le interrogazioni, se era possibile fare un'inversione dell'ordine del giorno e trattare prima le delibere e lasciare le interrogazioni e le mozioni successivamente. Lo chiedo anche per non, visto la presenza dei dirigenti, perché se fosse possibile, perché abbiamo dal punto 7 al punto 10 ci sono 4 delibere, e le mozioni possiamo trattarle successivamente, se possibile. Adesso non me lo ricordo se il regolamento prevede, se è possibile. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Elena, io proseguo con le comunicazioni, perché l'ultima, cioè la penultima sua riflessione, quella relativa all'anniversario, il 40° anniversario della strage di Via Fani, non è un dibattito questo tra me e lei, però colgo l'occasione e anche da parte mia esprimo la solidarietà piena alle vittime di 40 anni fa, alle loro famiglie che hanno avuto le vite spezzate e che sono vittime a tutti gli effetti. Quello della vittima certamente non può mai essere un mestiere, e meno che mai può permettersi di parlare di mestiere di vittima colui, colei o coloro che
che direttamente o indirettamente hanno concorso a spezzare delle vite. Qui parliamo dei 5 uomini di scorta, uomini delle forze dell'ordine, quindi servitori dello Stato, ma se allarghiamo in generale l'ambito delle vittime, delle stragi di qualunque colore, di qualunque matrice e di qualunque ispirazione ideologica, vediamo che il conto è stato veramente un conto troppo lungo da pagare, pagato in termini di, appunto, ragazzi che sono rimasti orfani, donne che sono rimaste vedove, e quantomeno, ha ragione lei, è fuori luogo che chi è stato condannato e ovviamente ha finito di pagare la pena e quindi deve andare a testa alta perché la pena è stata finita, però è una questione proprio di buon gusto e di educazione non andare a utilizzare a volte anche atteggiamenti provocatori che sono tutto tranne un contributo alla memoria delle persone che sono morte. Quindi condivido pienamente l'intervento del consigliere Elena, lo faccio mio e penso che non mancheranno occasioni per ribadire, anche a causa dei tristi anniversari che torneranno, perché è stata, come noto, chi ha vissuto quegli anni ha potuto prendere atto che si è trattato di uno stillicidio quasi quotidiano di vittime. Le istituzioni democratiche hanno tenuto, e questo proprio per la consapevolezza che la posta in gioco era troppo alta rispetto a volte a chi si permetteva forse di giocare alla rivoluzione. Ecco. Le rivoluzioni della storia sono state sempre fatte, ma questa non è stata una rivoluzione, ecco, è stata un'ubriacatura ideologica che ha lasciato una scia di macerie e di rovine su cui, per fortuna, lo Stato ha saputo ricostruire anche una tenuta sociale e democratica. Questo è fondamentale. Grazie. Ci sono ancora delle comunicazioni? Consigliere Somaglia, prego. Ma velocissimo, visto, ricorderei ancora che qualche giorno fa è stato l'anniversario dell'omicidio del professor Marco Biagi, che ha riportato purtroppo l'onore della cronaca gli omicidi che testé abbiamo ricordato. E ovviamente mi unisco alla richiesta del consigliere Elena di se possibile, l'inversione di ordine del giorno. Va bene, grazie consigliere Somaglia. Ci sono ancora altri interventi? Consigliere Allasia, prego. Grazie Presidente. Inizio subito con dire che sono d'accordo comunque con la proposta avanzata dal consigliere Elena. Riguardo invece al tema delle comunicazioni, questo momento è sempre un momento in cui, come abbiamo sentito anche stasera, ci sono pochi eventi, diciamo, lieti. E tra questi, in questi giorni, mi premeva ricordare e con questo nel rammentare questo fatto volevo spronare, anche se per certi versi non ce n'è bisogno, il sindaco a un'azione che riguarda la questione del fallimento della Troni, della chiusura della Troni. È notizia proprio, mi pare, di 2 giorni fa che i dipendenti si sono trovati gli esercizi commerciali chiusi da un giorno all'altro. Il sindaco ne aveva parlato, mi pare, in una conferenza capigruppo di 2 settimane fa. All'epoca non avevamo neanche i numeri precisi sulle conseguenze sul nostro territorio in particolare, avevamo solo i numeri per quanto riguarda i dipendenti della provincia di Cuneo, che erano stimati in 25. Adesso, con le notizie che sono uscite, si è capito che i dipendenti dell'esercizio di Bra coinvolti sono 11. Sicuramente il sindaco si sarà già mosso, perché, come abbiamo già visto in altre occasioni quando ci siamo parlati per altre, purtroppo, vicende di questo tipo,
si è mosso prontamente. Noi in Regione abbiamo sollecitato la Regione per un tavolo, ma in realtà la sede giusta è un tavolo nazionale al Ministero, perché non coinvolge solo la Regione, ma coinvolge più Regioni. Da questo punto di vista non so se sia, a che punto sia, perché al momento in cui mi sono informato non ho ricevuto notizie precise, e per questo che volevo, come dire, dare un invito al sindaco, visto che ci sono alcuni comuni della provincia di Cuneo che, dove ci sono ubicati questi esercizi, che subiscono questo problema, nel caso unirsi con gli altri sindaci, fare una richiesta al Ministero per l'apertura di questo tavolo, perché la situazione sicuramente ormai è incancrenita, ma per mettere in campo, diciamo, tutte le armi possibili per cercare di dare un sollievo innanzitutto temporaneo, poi per vedere se ci sono soluzioni. Un tavolo che a volte risulta utile sia soprattutto in questa fase iniziale, in cui magari i lavoratori si sentono soli, si sentono senza speranza, e quindi piuttosto che se c'è un'unione da parte dei sindaci, delle amministrazioni coinvolte in questo fatto, che richiedano con più forza al Ministero di agire prontamente a favore dei lavoratori e della situazione in generale. Una seconda comunicazione che volevo fare era per quanto era legata alla scelta che la prossima settimana l'ambito territoriale cuneese dovrà fare per quanto riguarda il tipo di gestione del servizio idrico integrato. Poco prima dell'ultima delibera che ha scelto il piano d'ambito, quindi il piano di interventi trentennale, sempre in ambito dell'ambito territoriale, appunto, il sindaco ci aveva portato a conoscenza delle sue intenzioni di voto, del lavoro che aveva fatto. Ci tenevo qui pubblicamente, visto che l'avevo espresso in sede di conferenza capigruppo, a ribadire l'appoggio per questa attività svolta a favore della scelta dell'Assemblea dei Sindaci verso il gestore pubblico, di diritto pubblico, per la gestione del servizio idrico integrato. E sono certo che tra una settimana, dispiace per il rinvio che è stato fatto, ci saranno state delle ragioni di tipo diciamo politico, per evitare il più possibile un confronto tra territori e cercare una soluzione, una scelta più possibile condivisa. Mi auguro che la data del 28 sia la data decisiva, e per quello che può servire in questo ambito do il mio appoggio pieno alla scelta che il sindaco ha dichiarato di voler esprimere in sede dell'ambito territoriale, in qualità di presidente, in qualità di sindaco del comune di Ibra. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Ci sono ancora comunicazioni? Sulla questione del fare una apposita capolavoro. Prego, sì. Sulla questione della Troni, credo che ci siano argomenti che richiedono un confronto più lungo di una comunicazione, e quindi penso che sia necessario una capigruppo nella quale inseriamo questo argomento, così abbiamo modo di capire anch'io ho fatto riferimento alla Regione, e capire qualcosa per quanto riguarda il tavolo nazionale che deve formarsi. Consigliere Somaglia, prego. Sì, brevemente, mi chiedo scusa se chiedo nuovamente la parola, però a riguardo dell'intervento del consigliere Allasia sulla questione molto importante che in queste settimane
porta alla decisione che per i prossimi, quantomeno per i prossimi 30 anni, coinvolgerà il nostro territorio su un argomento che è quello della gestione delle acque. Anche noi, a nome della parte della minoranza del mio gruppo e del gruppo della lista del consigliere Marengo Somaglio Perbrà, ribadiamo ciò che abbiamo ancora una volta sottolineato nell'ultima conferenza dei capigruppo, riprendendo la nostra posizione del 2015, che ogni considerazione, ogni approfondimento nella possibilità di coinvolgere la buona attività che è stata svolta negli anni dalle aziende private che hanno operato bene, secondo il nostro avviso, ma secondo quello che dicono anche gran parte dei sindaci, sul nostro territorio. Quindi occorre ancora, secondo noi, svolgere qualche riflessione, e lo spostamento di data dall'8 al 28 probabilmente qualche dubbio, qualche riflessione aggiuntiva l'ha ancora portata a molti sindaci che la settimana prossima dovranno esporre e votare la tipologia di società che dovrà gestire le acque per i prossimi 30 anni. Grazie al consigliere Somaglia. Consigliere Marengo. Grazie Presidente, sarò brevissimo. Ne avrei voluto parlare poi in un eventuale capigruppo, ma visto che il collega Lasia ha anticipato l'argomento Troni, vorrei invitare il sindaco e gli assessori, nel momento in cui convocheremo la capigruppo, sarà convocata la capigruppo per parlare della discussione, siccome i lavoratori hanno tutti la stessa dignità, non c'è una persona che abbia più dignità dell'altra o la cui posizione sia più, diciamo, più predominante rispetto a un'altra, vorrei invitare il sindaco, nel momento in cui si farà la capigruppo, ad estendere oltre la discussione, oltre i lavoratori della Troni di Bra, anche i lavoratori della Giordano Vini, di Roreto, di Carasco, che pur non essendo un'azienda braidese vede però coinvolti parecchi nostri concittadini che stanno vivendo delle ore così di fibrillazione per quanto riguarda il loro futuro. Lo dico perché in questi giorni appunto so che l'assessore Bailo si è recato a portare, diciamo, il saluto dell'amministrazione, e credo che sia d'obbligo estendere alla discussione della capigruppo, oltre che per i lavoratori della Troni, giustamente, anche ai nostri concittadini che lavorano presso questa azienda, in maniera tale da cercare con le nostre forze, per quanto possiamo fare, di cercare una soluzione tutti insieme, una soluzione che possa essere condivisa. Grazie. Grazie a lei. Se non ci sono più interventi se non ci sono più comunicazioni, prendiamo in esame la richiesta del consigliere Elena. Allora, l'articolo 74,5 del regolamento del Consiglio dice che la trattazione delle interrogazioni che siano da svolgersi durante la seduta ai sensi del precedente articolo 27 avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni, salvo diversa decisione del Presidente su richiesta dei capigruppo. Quindi mi pare che una richiesta del capigruppo, di un capogruppo, c'è stata, l'è stata suffragata dal parere favorevole dell'altro capogruppo, consigliere Allasia. Io ascolterei e sentirei il parere degli altri capigruppo e poi dopo avvio, cioè prendo la decisione, insomma. Se fossero solo due su, allora diventa un po' un problema. C'era la consigliere Milazzo, poi il consigliere Marengo, prego. Sì, questa sera assente il nostro capogruppo, comunque penso che per noi dal punto di vista di gruppo, ma penso anche per la maggioranza, perché ho parlato, Nino, sei anche d'accordo? Ok, invertiamo l'ordine. Chiedo scusa solo perché non avevo chiesto ancora lui, avevo solo parlato con... siamo d'accordo, quindi anche... La maggioranza è favorevole all'inversione dell'ordine. C'era il consigliere Marengo. Grazie Presidente, solo per uniformarmi anch'io a quello che è quanto sembra la maggioranza delle opinioni, quindi anch'io sono favorevole alla variazione dell'ordine del giorno. Grazie.
Consigliere Amajù. Ormai la maggioranza c'è, per cui sì, no, io condivido la scelta, anche perché ci sono dei punti delle mozioni molto importanti e vorrei discuterli quando siamo ancora molto più svegli in una tarda notte, quindi meglio prima. Grazie. Scusi, ma l'argomentazione contraddice il presupposto, nel senso che invertiamo l'ordine del giorno, quindi cominciamo con le delibere, poi passiamo alle interrogazioni, poi alle mozioni. Assolutamente. Quindi le mozioni sono alla fine? No, prima le mozioni. No. Allora, la richiesta si inverte di l'ordine del giorno. Prima le delibere, poi le interrogazioni, poi le mozioni. No, non sono d'accordo. Benissimo, perfetto. C'era il consigliere Tripò. Favorevole alla proposta del consigliere Somaglia. Grazie. Quindi mi pare che la maggioranza sia apertamente favorevole, tranne il consigliere Majù, e pertanto io non ho motivo per rifiutare questa richiesta. Con una preghiera, è vero, il voto di oggi non impegna nessuno, non vorrei soltanto che diventasse una sorta di precedente, quindi teniamo conto del fatto che ci sono molte interrogazioni con risposta per replica, 4 mozioni, quindi diciamo che questa volta l'eccezione si può configurare. Ecco, chiederei così cortesemente che le prossime volte si possa procedere con l'ordine regolare, però fermo restando che ciascuno ha il diritto di fare la richiesta che meglio ritiene, e questo ci mancherebbe ancora. Grazie. Allora, passiamo a questo punto alla proposta di delibera numero 7. Approvazione verbali della seduta precedente dal numero 1 al numero 7 del 15 febbraio 2018, che per un refuso è diventato il 2108. Ci stiamo portando avanti di 90 anni. Insomma. 15 febbraio 2108. Bene, segnaliamo la presenza. Quando parte il qui non ho ancora segnato, non compare, eccola qui. Quindi ripeto, siamo alla proposta numero 7, approvazioni verbali della seduta precedente, tutti registrati, siamo 16, possiamo votare. Votazione chiusa. 13 favorevoli e 3 astenuti. Panero, Somaglia, Tripodi. Proposta numero 8. Variante al permesso di numero 1368 del 2013 e successivi titoli abilitativi in deroga al piano regolatore generale comunale vigente ex articolo 14 del DPR 380 del 2001, in applicazione della legge 106 2011 articolo 5 commi 9 e 14, ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso, immobile proprietà società Domus e Domus SRL strada San Matteo. Approvazione. Prego il sindaco. Come ricorderanno i consiglieri, questo argomento, questa delibera, l'argomento relativo a questa delibera è passato in consiglio comunale e fu la prima applicazione della legge 106 a livello regionale, quindi credo nel 2011. Fu 12, insomma, comunque in questo momento l'operatore chiede un cambio di destinazione chiede legittimamente, in base alla legge, la possibilità di cambiare all'interno della distribuzione delle aree
produttive che erano in parte commerciali e in parte artigianali, che siano interamente commerciali. Questa legge glielo permette, e l'abbiamo approfondita all'interno della commissione urbanistica, e quindi grazie al sindaco. Allora, per adesso non vedo richieste di intervento. Basta dire non vedo richieste di intervento. Prego, consigliere, parola d'ordine, parola magica, non vedo richieste, arrivano. No, vabbè, non se la prenda con me. Riguardo a questa proposta di delibera, volevo come premessa solo far notare forse due imprecisioni nelle premesse della proposta di delibera, perché si cita un articolo, l'articolo 5 della legge che citava prima il sindaco, 106/2011. Però la legge è fatta di un solo articolo. L'articolo 5 è del decreto legislativo che poi è stato convertito in legge, e poi anche i riferimenti successivi nella premessa ai commi 9 e 14, se ricordo bene, fanno riferimento sempre all'articolo 5 del decreto legislativo, che poi è stato convertito nella legge 106/2011, che però consta di un solo articolo e dell'allegato che porta tutte le modifiche, gli emendamenti al testo del decreto, e forse anche il riferimento al comma 14 è sbagliato, perché la deroga è prevista al comma 13 di quell'articolo 5 del decreto legislativo, ma se si può verificare, solo per evitare eventualmente un errore formale. Devo dire che ho studiato tutta la documentazione relativa alla proposta, e per certi versi mi trovo d'accordo con una delle relazioni presentate dal proponente in merito ai dubbi esplicitati sulla competenza del Consiglio su questo atto, nel senso che avendo già il Consiglio deliberato questa variante, non essendoci una variazione, una modifica diciamo nella natura di quella variante, non sarebbe neanche necessario il passaggio in Consiglio comunale, ma siamo qua. Diciamo la nostra al riguardo. Per quanto riguarda l'intervento di recupero, sicuramente questa richiesta di cambio di destinazione d'uso per parte della superficie, se serve a rendere più efficiente il progetto di recupero, è sicuramente un fatto positivo. Io però trovo qui un punto critico che non riguarda la richiesta in sé del cambio di destinazione d'uso di alcune aree da destinazione d'uso artigianale a commerciale, ma riguarda il passo originario che è confermato con la convenzione che viene siglata con questa proposta, che riguarda l'assoggettamento delle aree a uso pubblico. Qua ci sono, questo è un tema che abbiamo toccato, abbiamo presentato una mozione insieme al gruppo del collega Amajou, in cui contestavamo questa scelta, anzi questo continuo fare in modo che l'assoggettamento a uso pubblico diventi di fatto un utilizzo alternato tra pubblico e privato delle aree che dovrebbero essere assoggettate in modo permanente all'uso pubblico. Qui le aree sono molto importanti, e devo dire che nel vedere
le piantine allegate al progetto, ho scoperto che aree che sono completamente cintate da mattina a sera sono considerate aree a servizio pubblico e quindi si recuperano in modo fittizio, si sono recuperati già all'epoca degli spazi da dedicare all'uso pubblico, ma che in realtà non lo sono perché sono totalmente chiusi e inaccessibili al pubblico lungo l'arco delle 24 ore, che sono spazi pedonali, non sono spazi di parcheggio. Io penso che in una strada come quella della salita di San Matteo, in cui non c'è possibilità di parcheggio, in cui l'intervento sicuramente ottimo di recupero di quel fabbricato porta un aumento di carico entropico importante, anche nelle ore di chiusura delle attività commerciali, perché ci sono nuove unità residenziali, non so più adesso a memoria, mi pare per 1200 metri quadri, questo carico antropico necessita di essere compensato da aree assoggettate a uso pubblico per spazio verde e a parcheggio, che non ci sono di fatto. Ripeto, questo non riguarda in sé la richiesta portata in proposta di delibera oggi, ma viene confermata nella convenzione che è stata proposta nella delibera, viene confermato questo utilizzo dell'assoggettamento a uso pubblico su cui noi non concordiamo. Grazie. Grazie consigliere. Signor sindaco, prego. Solo una precisazione, ricordo che per quanto riguarda questa convenzione ha permesso al comune di entrare in possesso della casa ex Faber, che è diventata la sede della Protezione Civile, e durante le ore 8:20 i cancelli sono aperti sia per quanto riguarda l'area oggetto di intervento e sia per quanto riguarda l'area che è collegata con l'edificio della Protezione Civile. Grazie al sindaco. Allora, non ci sono più, ci sono. Consigliere Ferrero, prego. No, semplicemente per dire che a nome della maggioranza esprimiamo parere positivo a questo cambio di destinazione d'uso, perché per tutte le motivazioni che sono già state espresse in sede di commissione urbanistica, e per dirla con una battuta, non si può far bere il cavallo quando non ha sete, nel senso che se quella destinazione o d'uso originale per diversi anni non c'è richiesta di utilizzo in quel senso, mentre ce ne sono in evase per la parte commerciale, insomma tanto vale essere d'accordo su questo cambiamento di destinazione. A nome della maggioranza parere positivo. Grazie. Grazie consigliere Ferrero. Signor Lasia, prego. Grazie Presidente. Sì, è vero che questo intervento ha permesso quello che diceva prima il Sindaco, ma ci sono intere aree innanzitutto che sono previste come uso pubblico e di fatto non lo sono, e poi noi proprio contestiamo la limitazione dell'orario dove per esempio per quanto riguarda il parcheggio a monte non ci sono neanche condizioni particolari di sicurezza o di insicurezza riferibili in alcun modo. Noi pensiamo che questo uso dell'assoggettamento pubblico sia un uso totalmente, assolutamente pretestuoso. Noi non condividiamo questo metodo, le cose si possono fare in modi diversi. Noi pensiamo che questa cosa potesse essere fatta e possa essere fatta in modo diverso, e quindi ecco il perché della nostra posizione. Grazie. Grazie a lei.
Consigliere Tripodi, prego. Semplicemente per una questione, perché non ho inteso forse l'intervento del consigliere Allasia. Se nell'intervento le limitazioni di cui parlava lui sono solo ed esclusivamente quelle limitazioni del parcheggio e quindi limitazioni d'orario, dove tra virgolette si può definire un parcheggio pubblico nel momento in cui dalle 8 mi sembra alle 22, adesso non riesco, alle 20, e poi non lo è più nel momento in cui appunto sono dalle 20, dalle 20 in poi. Ma la mia domanda sta in questo: faceva riferimento anche ad altre aree che lui definisce ad uso pubblico, che nella verità non lo sono. Se può esprimere veramente se ci sono delle cose che non vanno in quel luogo, magari faremo una verifica, dove richiedere agli uffici di fare una verifica, o se invece è semplicemente una questione dove ho già espresso le sue perplessità su queste limitazioni di orari per quanto riguarda i parcheggi, quello è un conto. Se invece altre zone che tali non hanno nessuna limitazione, ma sono veramente ad uso pubblico, in senso senza alcuna limitazione, e in quella zona lì dovrebbero essere presenti aree del genere, se ha conoscenza di una situazione diversa, di richiedere agli uffici una verifica. Se no, il nostro gruppo assolutamente è, come lo è sempre stato per quanto riguarda alcuni altri interventi nella quale si prevede alcune limitazioni d'orario dei parcheggi che vengono utilizzati ad uso pubblico per una certa ora e chiusi per un'altra porzione d'orario, non abbiamo mai espresso delle nostre perplessità. Ma se in questa occasione ci sono veramente delle aree che dovrebbero essere ad uso pubblico vere e proprie, definita la norma, e così non sono, che indichi quali siano le problematiche. Grazie. Grazie. Consigliere Elena. Sì, grazie Presidente. Ma niente, io soltanto per esprimere il voto del nostro gruppo e del gruppo Somaglia per Braga, come abbiamo trattato l'argomento in Commissione Urbanistica, siamo favorevoli a questa delibera, quando una società appunto la richiesta di questa trasformazione, di cambio di destinazione d'uso, va verso un discorso che chiaramente magari al polso della situazione, quindi probabilmente la richiesta di avere delle aree commerciali al posto che artigianali di servizio probabilmente sono più consone al mercato, quindi si va verso un discorso anche di mercato, quindi magari con la creazione anche di posti di lavoro e quindi anche di sviluppo. Sull'altra tematica, quella generale che ha detto il consigliere Allasia, poi ripresa dal consigliere Tripodi, se ci sono delle cose che io non credo che ci sia delle, appunto vorrei capire anch'io questo discorso qui, se ci sono aree convenzionate oltre i parcheggi con l'orario, che abbiamo già dibattuto l'altra volta con la mozione che era già stata fatta su questa tematica. Io penso cioè, se ci sono delle cose particolari penso che si possano rivedere in un'altra sede. Quindi sulla delibera nello specifico noi siamo favorevoli. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Allora, non ci sono. Ci sono. Consigliere Tripodi, prego. Solo per fare appunto l'espressione di voto, noi siamo favorevoli a questa delibera, a questa proposta di delibera, fatto salvo appunto che se vi siano delle questioni poste appunto alla luce dal consigliere Allasia, magari nell'occasione di una commissione, la prima commissione urbanistica, magari fare un discorso e una valutazione attenta su tale argomento. Grazie. Grazie a lei.
Allora, non ci sono più richieste, quindi poniamo in votazione questa delibera. Sarà... Prego. L'ultimo intervento suo è questo. Dichiarazione di voto. Per rispondere alle richieste portate avanti dal consigliere Tripodi e Elena, nella tavola che fa vedere l'intervento è segnata come area pubblica tutta l'area pedonale che sta di fronte all'accesso alle residenze. Quest'area qui che fiancheggia il fabbricato e arriva a confinare con il parcheggio è in realtà totalmente chiusa dalla recinzione di colore verde ed è sempre permanentemente chiusa, anche perché un'area di accesso alle residenze che sia considerata un'area a servizio pubblico all'interno della recinzione, però nella tavola è segnata come area a servizio pubblico. Questa è l'anomalia che si vede chiaramente nella tavola e chi frequenta o chi ha mai frequentato il luogo fa un giro e vede qual è la situazione. Ovviamente non posso che riconfermare anche la mia posizione anche sulla questione della limitazione degli orari, proprio perché tra l'altro, a parte la questione di principio, siamo proprio in una zona dove c'è anche una certa necessità, soprattutto in fase a seguito di interventi che aumentano, come dicevo prima, il carico antropico. Come anche dicevo prima, la questione dell'intervento in sé, cioè del cambio di destinazione d'uso e in sé il recupero del fabbricato, è sicuramente azione positiva e meritoria. Il tutto sta nel come fare le cose. Sicuramente, per le ragioni che ho espresso io, non posso esprimere voto favorevole sulla proposta di delibera, perché non posso votare favorevolmente per un tipo di convenzione, perché io ho proposto solo qualche mese fa che il Comune non debba mai approvare e avallare, e quindi per questa ragione esprimerò il mio voto contrario. Grazie al consigliere Allasi. Al consigliere Maggiù. Grazie Presidente, anche io sarò molto breve. Sì, abbiamo fatto ad agosto un lungo consiglio comunale sull'assoggettamento e penso che insomma, rimasti che qualora ci fosse un motivato reale, un motivo di sicurezza, si poteva pensare di limitare l'orario, e visto che in questo caso non c'è una motivazione reale, voterò contro. Grazie. Grazie consigliere. Allora, mi pare che tutti si siano espressi, quindi pongo in votazione la delibera, che sarà poi avrà anche la votazione. Quindi, per ordine, segnaliamo la presenza. Manca ancora uno. Va bene, presenze 16 su 17, possiamo votare. Votazione chiusa, 14 voti favorevoli e 2 contrari. Passiamo adesso all'immediata eseguibilità. Va bene, possiamo votare. Manca uno. Votazione chiusa, stesso risultato, 14 favorevoli e 2 contrari. Proposta numero 9. Cimitero urbano, smantellamento campo G ad inumazione comune, deroga parziale e una tantum a uno dei termini di pubblicazione di cui all'articolo 54 del regolamento di polizia cimiteriale.
illustra il dottor Fissore, dirigente reggente della dirigente della ripartizione demografica. Grazie Presidente. Prego. Allora, come già spiegato in sede di commissione di polizia mortuaria, si tratta di chiedere per questo, solo per questo caso, una tantum, una deroga all'articolo 54 del regolamento semplicemente di polizia mortuaria, semplicemente perché per un refuso non è stata effettuata una delle pubblicazioni all'albo pretorio preventive rispetto allo smantellamento che si doveva fare alla data del 2 novembre. Di fatto è stata fatta successivamente, è stato un disguido dell'ufficio Messi che nel fare tutte le altre pubblicazioni non si è accorta che non era partita questa pubblicazione. Di fatto abbiamo fatto tutte le altre pubblicazioni, l'effetto di pubblicità notizia è senz'altro raggiunto, in quanto, come sapete, adesso le pubblicazioni sull'albo pretorio non sono più cartacee, sono sul sito web. Naturalmente sull'altra parte del sito web, cioè quella relativa ai servizi demografici, la pubblicazione delle tombe da smantellare, sepolture comuni da smantellare, è stata regolarmente fatta, così come l'affissione di avvisi più volte sulle tombe, nel campo e così via. La prova che l'effetto di pubblicità notizia è stato raggiunto è che alla data della proposta di delibera erano 15 su 69 gli aventi causa che si sono rivolti al nostro ufficio di stato civile per provvedere altrimenti alla sepoltura delle salme che erano in scadenza e oggi sono addirittura già 22. Una volta passata questa delibera, di cui vi chiediamo la votazione per una questione principalmente tecnica, praticamente viene sanata la questione della pubblicazione fatta sempre per 30 giorni, ma non a cavallo del 2 novembre, ma fatta successivamente, è partita a metà febbraio e finisce adesso a metà marzo, e provvederemo comunque ancora a mettere degli avvisi sulle singole tombe che verranno interessate. Come spiegato nella delibera, è opportuno farlo, c'è un motivo di interesse pubblico, perché prima di tutto stiamo finendo gli spazi per le illuminazioni in campo comune e l'altro è che c'è già in atto un contratto con una ditta che chiaramente ha impegnato uomini e mezzi per una certa data per fare queste numerose esumazioni. Per cui il non farlo semplicemente per un motivo formale comporterebbe rinviare l'anno successivo con un problema di responsabilità contrattuale. Quindi questa è la spiegazione. Grazie al dottor Fissore. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, quindi poniamo tu cuoque Mariella, collega mia, prego. No, era semplicemente Presidente della Commissione Polizia Mortuaria. Sì, certo. Era semplicemente per fare la dichiarazione di voto a nome della maggioranza, ovviamente positivo, l'argomento è stato ampiamente illustrato nella competente seduta di commissione, quindi semplicemente esprimere il parere favorevole a questa delibera. Grazie. Grazie al consigliere Ambrogio. Pongo in votazione la delibera. Anche questa sarà poi votata per le immediate eseguibilità. Comunque, votiamo prima la delibera. Prego. Segnaliamo la presenza. Siamo sempre 16, vero? Sì. Va bene. Presenza segnalate. Possiamo votare.
manca uno, sindaco. Votazione chiusa, approvato all'unanimità, passiamo adesso all'immediata eseguibilità. Va bene, possiamo votare. Votazione chiusa, stesso risultato, unanimità. Passiamo alla proposta, l'ultima delle delibere, poi torneremo a monte. Convenzione per la costituzione dell'area denominata Roero Langhe Astigiano Torinese Città di Bradi Carmagnola, quale partenariato di progetto per l'accesso ai fondi di finanziamento dell'Unione Europea, programma 14-20, dello Stato, degli enti pubblici, degli enti privati, per la programmazione e realizzazione dello stesso. Approvazione. Illustra il sindaco. Si tratta di una convenzione che mette insieme diversi enti con un unico obiettivo, quello di fare un'azione di forza e di lobby per poter attingere a finanziamenti europei. Finanziamenti europei o altre forme di finanziamento. Grazie sindaco, ricordo che questo oggetto è stato trattato nella conferenza dei capigruppo di qualche giorno fa. Consigliere Allasia, prego. Grazie presidente. Allora, abbiamo affrontato lunedì nella conferenza capigruppo il tema. Io purtroppo sono arrivato un po' in ritardo, ma ho colto una progettazione interessante da parte di uno degli enti che dovrebbe essere protagonista di questa convenzione. Parlava il responsabile, mi pare il direttore se non vado errato, del Dipartimento di Lingue Straniere dell'Università di Torino. E quello che mi interessava porre l'attenzione del Consiglio stasera era che sicuramente la convenzione, cioè il fare sinergia, ha un senso positivo per le finalità che sono proposte, cioè cercare di creare un nucleo che sia in grado di affrontare la progettazione per l'accesso ai bandi europei negli ambiti che sono molteplici indicati nella convenzione stessa e nelle premesse e nella proposta di delibera. Mi ha colpito la progettualità che il Dipartimento si pone, cioè gli obiettivi di valorizzazione culturale, ma non, uso una parola che mi scuserà Presidente, non meramente culturale, ma con un approccio anche pragmatico, cioè valorizzazione culturale rivolta anche alla valorizzazione in simbiosi dell'aspetto turistico dei luoghi, perché se i luoghi non sono frequentati, non sono vissuti, sono luoghi morti, e giustamente l'approccio è quello di portare avanti i due ambiti. E accennava nella progettazione la costruzione di una rete museale di piccoli musei nelle aree interessate prettamente dai comuni della convenzione, principalmente il Roero. Ecco, accennavo in commissione, chiedevo in sostanza se per la parte progettuale di accesso ai fondi non si potesse anche investire la TL, cioè l'azienda
turistica a cui noi facciamo riferimento nell'ambito del nostro territorio. Però riflettendo bene, proprio il discorso fatto, cioè quello di progettare aspetto culturale e turistico assieme, almeno per quanto riguarda questo aspetto di uno degli attori più importanti, no? di questa convenzione, oltre ai comuni, ecco, per evitare sovrapposizioni e quindi inefficienze per spreco di risorse, penso che sarebbe bene coinvolgere l'ATL nell'ambito della convenzione stessa, perché racchiude un ambito anche più ampio e in pratica permette in modo più diretto, a mio avviso, di portare avanti i due ambiti insieme fin dall'inizio, fin dall'origine. Questo non vuol dire, non significa ovviamente che noi siamo contrari a questa convenzione, ma nel votare a favore auspichiamo che ci sia un coinvolgimento diretto nell'ambito di questo accordo anche dell'azienda turistica, affinché l'efficienza che si vuole raggiungere sia più piena. Grazie. Grazie, consigliere Allasia. Consigliere Isu, prego. Allora, esprimo il voto favorevole da parte della maggioranza. Il professor Franco Panero è stato così preciso anche nell'esposizione del progetto, che chiaramente parte da Santo Stefano Roero, cuore del Roero, e che cerca di coinvolgere la nostra città e che ha anche un'estensione territoriale, proprio perché la collaborazione dell'università con la sua progettazione investe nella ricerca molti allievi e nella prospettiva anche di creare professionalità futura nell'ambito del turismo, visto che il nostro territorio ha avuto anche il riconoscimento rispetto alle zone della Langa e del Roero a livello internazionale incomincia a essere più conosciuta. Ci sono degli operatori che già stanno lavorando per i percorsi pedonali piuttosto che ciclistici, eccetera. E il professor Panero, chiaramente come docente di storia medievale, ha fatto già negli anni precedenti un'analisi e una dettagliata storia del nostro territorio, partendo da tutti gli esempi che ci sono, non soltanto dell'architettura religiosa, ma di tutte le abitazioni storiche che dall'epoca medievale, dal Roero medievale, insomma, fino ad oggi hanno arricchito questa zona, che è sempre stata vocata più ad altre attività imprenditoriali e un po' meno sull'ambito del turismo. Essendo lui appunto il capo di dipartimento dell'Università di Torino rispetto alla scienza del turismo, ha voluto ampliare in un momento favorevole questo progetto, e siamo molto orgogliosi, insomma, che abbia pensato anche a Bra, la sua città, in questo senso, e quindi concretamente vogliamo sostenere questa delibera in modo da dare spazio a questo futuro progetto. Grazie. Grazie a lei, consigliere Isu. Consigliere Maggiù, prego. Grazie Presidente. Non posso che non cogliere, insomma, con grande favore questa delibera. Come sappiamo, insomma, l'Unione Europea tende sempre più a finanziare un gruppo di comuni oppure gruppo di realtà diverse, università pubbliche, private, con enti locali. Difficilmente finanziano direttamente dei piccoli comuni. La volta scorsa con il professore dell'università mi sono dimenticato anche di dare un input in più. Adesso l'Unione Europea, oltre a finanziare un gruppo di comuni, gruppi di realtà diverse, tende a prevedere come prerequisito in diversi bandi addirittura il legame con altre città di altre nazioni europee, quindi anche per aumentare questa connessione fra i paesi, e potrebbe essere molto strategico in questo, secondo me, iniziare anche con gli altri comuni a valorizzare tutti quei patti di amicizia che abbiamo con le città europee. Questo potrebbe essere un punto di forza e spero che se ne possa, insomma. Grazie. Grazie a lei.
Ci sono interventi? Consigliere Somaglia, prego. Grazie Presidente, sì, solo per esprimere il voto favorevole. Ogni qualvolta questo territorio fa sinergie tra le varie realtà, in più in questa occasione c'è il valore aggiunto portato dal Dipartimento di Lingua e Letteratura dell'Università di Torino, in un settore in forte espansione. Il progetto finalizzato a progettualità sul territorio e con l'accesso a finanziamenti europei, gli unici finanziamenti ormai a cui gli enti e le amministrazioni possono accedere sono quelli europei, che hanno però una complessità di azione di coinvolgimento. Quindi ben venga questa associazione di partecipazione con gli enti che abbiamo visto. Ci sono possibilità, ci diceva il professor Panero, che ringrazio per l'esposizione di lunedì scorso, delle possibilità anche di ricaduta occupazionale, proprio perché si opera in un settore che per fortuna per la nostra zona è ancora in forte espansione e anzi tutti gli studi danno per almeno ancora 10-15 anni una forte espansione del settore turistico, legato anche, lo ricordava il professor Panero, alla possibilità, la forza che ha portato il riconoscimento di patrimonio dell'UNESCO della nostra zona. Chiudo con ovviamente il voto positivo dei nostri gruppi. Chiederei per il futuro che progettualità di questo tipo potessero essere sviscerate in maniera più compiuta e non presentata un giorno prima rispetto al Consiglio Comunale. Ecco, grazie. Grazie. Se posso dire, intanto approfitto che abbiamo più volte citato il professor Panero. Il professor Panero tra l'altro è stato colpito da un duro lutto familiare, penso sia noto, è mancata la moglie una settimana fa, e malgrado questo lutto ha voluto essere presente lunedì, cioè l'altro ieri, no, in questa riunione. Quindi questo va a maggior suo onore suo, come è già stato più volte ricordato il suo impegno, quindi maggiormente quindi penso che abbiamo espresso le condoglianze, insomma, nelle sedi opportune. Non l'abbiamo fatto prima in apertura di seduta, ma e questa è l'occasione anche per far giungere, così tramite questo mio intervento a nome dell'intero Consiglio Comunale, le condoglianze appunto del Comune. Quindi grazie consigliere Somaglia. Consigliere Milazzo, prego. Grazie, anche se la nostra dichiarazione di voto è già stata espressa ampiamente dal consigliere che rappresenta la capigruppo. Desideravo solo informare che ho avuto modo di partecipare in un pomeriggio alla presentazione su come partecipare comunque a bandi europei, indetti direttamente comunque come bandi europei, e gli enti possono partecipare direttamente, non tramite quindi lo Stato e la Regione. Ed è stato molto interessante, effettivamente, hanno portato degli esempi, adesso non ricordo il nome della città olandese e di quella spagnola, comunque, che avevano fatto un partenariato tra loro, portando entrambi lo stesso progetto, ed era stato valorizzato proprio per questo, per questa sinergia comune che avevano dato. Quindi anche la proposta comunque del consigliere Amajou mi sembra interessante anche in quest'ottica. Era una giornata di presentazione, in realtà sono state due, ce n'era un altro anche per accedere ai fondi attraverso lo Stato e le Regioni, sempre fondi europei. Io a quello non ho partecipato, comunque ho partecipato quel pomeriggio a questo e ho trovato veramente interessante questo aspetto, per cui ben venga la sinergia tra i comuni e nella nostra zona territoriale. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Elena, prego. Grazie Presidente, solo una curiosità. Ho letto
l'elenco dei comuni, no? Cioè, vedo che mancano parecchi comuni, cioè, c'è qualche motivo particolare oppure... Ah, quindi c'è stata fatta della riunione? Sì, 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 no, era solo una curiosità perché no, penso che quei problemi lì ce l'abbiano tutti i comuni, però magari... Cioè, era solo una curiosità. Grazie. Grazie a lei. Allora, se io non vedo più richieste di intervento, quindi porrei in votazione la delibera 10, anche questa sarà poi per la immediata eseguibilità. Segnaliamo la presenza. Va bene. Presenza segnalata, si vota. Votazione chiusa, approvata all'unanimità. Passiamo adesso all'immediata eseguibilità. Segnaliamo la presenza, sindaco. Va bene, presenze segnalate, si può votare. Votazione chiusa, idem come prima, 16 voti su 16 favorevoli. Ah no, dobbiamo tornare, ricominciamo dal principio. No, magari. Allora, ricominciamo dal principio. E incominciamo con le risposte per sintesi alle interrogazioni non discusse la volta passata. Quindi da questo momento in poi parte un'ora e mezza per le interrogazioni, quindi fino alle 9 e 5 minuti, fino alle 21.05 ci dedichiamo alle interrogazioni. In ordine cronologico, la prima interrogazione era del consigliere Allasia che chiedeva informazioni sulle condizioni di fornitura dell'attuale appalto per la raccolta rifiuti, l'effettiva corrispondenza tra l'offerta e quanto fornito. Allora, come capirà lo stesso consigliere Allasia, da parte mia riassumere una risposta che suddivisa in 20 punti è un'impresa che veramente non mi sobbarco, anche perché non riuscirei a stare nei limiti dei 5 minuti. Posso solo dire che la risposta è stata data con posta certificata il 23 febbraio, alla quale poi da parte dello stesso consigliere Allasia è seguita una richiesta di integrazioni del 19 marzo, era di qualche giorno dopo, il 19 marzo, l'assessore Cravero ha risposto, quindi l'altro ieri. Quindi un'interrogazione che ha avuto una risposta prima dagli uffici in data 23 febbraio, una richiesta di integrazioni e un'ulteriore risposta in data 19 marzo. La risposta originaria del 23 febbraio prendeva in esame, ripeto, 20 punti. Dalla dotazione dei mezzi effettivi al lavaggio dei cassonetti, la consegna dei cassonetti, le compostiere e altri contenitori, la consegna dei sacchi e secchielli, i transponder e i sistemi di misurazione del grado di riempimento delle campane, il periodo in cui la fornitura era stata effettuata e il numero delle campane, la consegna dei sacchi per le indifferenziate e della plastica presso i mercati, il distributore automatico dei sacchi e dei kit per le deiezioni animali, i sistemi GPS sui mezzi, i sistemi di pesatura sui mezzi, i transponder dei cassonetti, le postazioni di informazione all'utenza nei giorni di mercato, le rimozioni degli sversamenti abusivi, la campagna informativa con cadenza annuale, l'indagine sulla qualità dei servizi, le analisi merceologiche, i servizi di pulizia dei servizi igienici pubblici,
i servizi di spazzamento manuale pomeridiano mattutino e meccanizzato, lo spurg dei pozzetti, il lavaggio dei portici, la raccolta dei mozziconi. In conclusione, rispondeva l'assessore Cravero, tutti i servizi non effettuati sono stati compensati con altri servizi sulla base di accordi e delle possibilità offerte dai vincoli contrattuali, che valorizzati portano ad un bilancio ampiamente positivo per il Comune. Su richiesta dell'amministrazione comunale, la ditta fornisce inoltre servizi, elenco non esaustivo, quali, ad esempio, gestione delle manifestazioni ed eventi non previsti nel contratto, pulizia dei vialetti delle aree verdi oltre i turni stabiliti, lavaggio delle strade in numero e misura maggiore a quelli previsti, il tutto senza oneri aggiuntivi. Molti degli argomenti della presente sono stati affrontati durante le commissioni congiunte ambiente e servizi appaltati. Da notare come, in espressione della volontà dell'amministrazione condivisa con i commissari nel corso delle predette commissioni, il documento del nuovo capitolato speciale d'appalto non esaurisca la totalità dei servizi attualmente espletati. I servizi non citati inclusi potranno essere svolti in affido diretto dal consorzio alla STR per un'ottimizzazione economica ed esecutiva degli stessi. Era poi stata allegata alla presente anche tutta una documentazione che partiva dalla delibera di giunta del 7 settembre 2010 più altri dati, delibera del 2012, delibera del 2017. Questo è, mi chiedo scusa al consigliere Allasia se non sono potuto entrare ovviamente nello specifico dei vari 20 punti, perché altrimenti avrei riletto semplicemente la risposta che lei ha ricevuto il 23 febbraio. Ovviamente ha diritto di replica per 5 minuti. Grazie Presidente. Non la scuso perché non ha letto esaurientemente tutta la risposta e anche la controreplica a seguito della richiesta di chiarimenti e poi tutti i mega di allegati che sono stati inviati. Parto dal dire che non sono soddisfatto della risposta e spiego i motivi, affronterò alcuni punti affrontati nella risposta. Parto dalla fine, dalle conclusioni finali. Non ritengo che in realtà alla fine dei conti ci sia stata una vera e propria compensazione a favore del Comune a riguardo dei servizi non espletati, offerti non espletati, e spiegherò perché. Non concordo con il fatto che gli argomenti siano stati trattati in commissione. In commissione si sono poste le domande, ma le risposte sono arrivate solo a fine febbraio, con la risposta scritta ai documenti allegati, anche se secondo me ampiamente insoddisfacenti, non completi. Perché? Partiamo da un punto importante: la dotazione nell'offerta di questo appalto c'erano per esempio due mezzi elettrici da utilizzare per lo spazzamento. Ebbene, questi mezzi elettrici non sono mai stati forniti, al loro posto mezzi a gasolio, diesel, Euro 5, e sia nell'offerta tecnica che nella scheda di dettaglio era chiaramente indicato che dovevano essere forniti mezzi elettrici. La differenza del mancato investimento dove è finita non è stata formalizzata da nessuna parte, così come la differenza di investimento per i mezzi che dovevano essere a GPL almeno 4 e che invece sono stati forniti come mezzi diesel. Per quanto riguarda la fornitura della raccolta dell'organico, non è sparito il monitor, non vedo. Sì, perché non ho il metronomo in testa. Nello svolgimento del servizio della raccolta dell'organico era previsto un lavaggio dei cassonetti 3 volte l'anno. Nella zona, per il periodo in cui è stato effettuato, le testimonianze sono che se andava bene veniva fatto una volta l'anno, ma soprattutto nella rimodulazione, nella proroga dell'appalto, non è mai stato espunto questo punto di servizio dal servizio stesso. È stato ampliato al resto della città, ma come testimonia la delibera che ha anche allegato l'assessore, in realtà questo servizio non è mai stato tolto dai servizi che dovevano essere forniti.
Per quanto riguarda la fornitura dei sistemi GPS, purtroppo quando abbiamo chiesto in commissione nessuno sapeva neanche che cosa fossero, non li abbiamo mai utilizzati. Potevamo utilizzare sistemi di pesatura per fare un'analisi seria e dettagliata dell'andamento della raccolta dei rifiuti, non l'abbiamo fatto. Nei documenti forniti per l'acquisto dei materiali c'è scritto che i cassonetti sono stati acquistati come transponder. Contesto anche il fatto che, a differenza di quello che conteneva l'appalto, non l'offerta, ma proprio l'appalto, per cui ci dovesse essere una rendicontazione dettagliata nei confronti del Comune, e quindi io mi aspettavo, fatta domanda il giorno dopo, di avere la rendicontazione che il Comune avrebbe dovuto pretendere dal fornitore dei materiali forniti, ebbene mi sono stati forniti semplicemente delle schede d'ordine non firmate, con date dal 2010 al 2018, stranissimo, nel senso che si prevedeva già la fine dell'appalto nel 2018 in ordini fatti nel 2010, l'appalto scadeva nel 2015, ma soprattutto fogli non firmati, PDF modificabili, e quindi non c'è nessuna prova effettivamente né della fornitura né dell'ubicazione delle forniture. Per quanto riguarda la questione della raccolta vetro, che viene citata come parte importante per l'eventuale risparmio che avrebbe avuto l'ente, perché invece dei sensori di riempimento avrebbe concordato, fatto che non è scritto formalmente da nessuna parte, passaggi, 26 passaggi in più all'anno. Ebbene, questi passaggi, così come sono stati calcolati, sono stati calcolati in modo sbagliato dall'assessore nella risposta, perché è come se fossero passaggi aumentati per tutto il territorio urbano, e invece erano già previsti 52 passaggi per tutto il centro urbano, per cui la somma di eventuale risparmio sarebbe stato 28.000 euro l'anno. Ma soprattutto nessuno controlla che effettivamente i passaggi ci siano. Io ho testimonianza nella mia zona che non fanno il passaggio con il prelevo della campana e il carico nel camion tutte le settimane. Perché? Perché la campana si riempie ogni 2-3 settimane e il camion gira e non fa il carico, perché è inutile fare il carico. Quindi noi stiamo spendendo soldi per dei mezzi che girano senza svolgere il servizio. In buona sostanza, perché purtroppo non c'è il tempo, l'argomento è vastissimo, si è dimostrato sia nella risposta che nelle prime domande poste in commissione che non c'è alcuna forma di controllo, neanche secondo i criteri del bando del COAPSER e secondo i criteri dell'offerta tecnica da parte dell'appaltatore, sull'andamento dei servizi della raccolta dei rifiuti e dell'igiene urbana. Ed è una voce importantissima del bilancio comunale, che viaggia intorno ai 2 milioni di euro l'anno, a fronte di una spesa corrente che oscilla tra i 23 e i 25 milioni di euro di l'anno. Quindi una spesa importantissima senza alcun controllo, perché quei documenti che ho chiesto dovevano già essere a disposizione seduta stante degli uffici da subito, perché erano informazioni vitali sia per capire come si sta svolgendo il servizio e sia perché lo dice il bando. Non sono assolutamente soddisfatto dalla risposta, la risposta mi conferma quanto ho appena detto. Grazie. Grazie. Ho lasciato sforare un minuto e 30 secondi. Allora, per analogia, presento adesso la risposta in sintesi alla interrogazione presentata dai consiglieri Tripodi, Panero, Somaglia, Elena e Marengo, che dopo aver premesso che era allora in corso il bando di gara per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana, considerato che alcuni quesiti da parte di soggetti esterni resi anonimi mettevano in luce criticità sull'impianto generale del capitolato speciale d'appalto e in particolare riguardo al tema occupazionale e al mantenimento dei livelli dei servizi ad oggi presenti, chiedevano chiarimenti su tali interrogativi e quale fosse la linea d'azione che l'amministrazione intendeva seguire per dirimere tali questioni. In data 23 febbraio l'assessore Cravero aveva risposto dicendo che l'amministrazione trasmetteva in allegato le risposte predisposte dal COAPSER, stazione appaltante di gara, e ne condivideva i contenuti tecnico-amministrativi. La discussione più specifica, diceva l'assessore, su aspetti o valutazioni di merito dell'appalto potrà essere svolta
efficacemente nelle sedi opportune alla presenza dei tecnici COAPSER e citava che di lì a 3 giorni si sarebbe riunita la Commissione Congiunta Ambiente e Servizi Appaltati, appunto il 26 febbraio, alla presenza di un referente COAPSER. Le risposte date dal referente COAPSER parlavano in questi termini: la tabella riepilogativa del personale di cui all'allegato 4 del capitolato indica le mansioni svolte al 1 ottobre 2017, consentendo di individuare l'entità delle risorse impiegate per lo svolgimento dei servizi attuali e di valutare con piena libertà di iniziativa economica il fabbisogno di personale correlato ai servizi richiesti con l'appalto in oggetto. In considerazione della tipologia dei servizi previsti in appalto, diceva il tecnico COAPSER, è da considerare un'unica tipologia di prestazione omogenea, ovvero raccolta rifiuti ed igiene urbana. In particolare, per quanto riguarda la libertà di iniziativa economica, in una lettera di un'altra data, sempre lo stesso tecnico COAPSER diceva che la piena libertà di iniziativa economica è esercitabile sin tanto che si osserva, senza eccezione, il medesimo trattamento che era riservato ai lavoratori assunti dal precedente gestore del servizio in conformità al contratto collettivo nazionale di lavoro di settore. Ancora, con l'allegato 4 al capitolato, la stazione appaltante ha definito l'elenco del personale in servizio al 1 ottobre, a cui l'eventuale subentrante dovrà necessariamente riferirsi per definire le maestranze a lui necessarie per garantire la piena e totale esecuzione dei servizi così come descritti nel capitolato. Si faceva riferimento ancora a quanto già esposto in riscontro al precedente quesito: fornisce gli elementi sufficienti per effettuare le valutazioni suddette, ove si rammenta la differenza tra i servizi in essere al 1 ottobre 2017, cui è riferita la situazione del personale impiegato riportato in allegato 4, e i servizi previsti in appalto. Citava inoltre l'allegato 3 per il computo delle prestazioni richieste a regime, l'allegato 9 che descrive i servizi da svolgere nel periodo transitorio iniziale di quattro mesi dalla decorrenza dell'appalto, nel corso del quale è previsto un compenso integrativo, e infine l'articolo 24 che precisa ulteriormente quali siano le prestazioni escluse sin dall'avvio dell'appalto stesso. Questa era la risposta. Uno dei 5 consiglieri ha facoltà di replica. Consigliere Tripodi, prego. Grazie Presidente. Questa nostra interrogazione, appunto, avevamo posto, ma che avevamo accettato di non intervenire in quell'occasione, visto e considerato che la nostra interrogazione era durante il periodo dove ancora la gara era in corso, e quindi abbiamo scelto di non fare ulteriori considerazioni sulle questioni che comunque noi ritenevamo e riteniamo tutt'oggi importanti. Perplessità e questioni che erano state poste nel sito internet della stazione appaltante, appunto del COAPSER, questioni importanti quali alcune perplessità sulla tutela dell'occupazione e perplessità nel mantenimento di alcuni servizi importanti per la cittadinanza, quale quelli della raccolta, lo smaltimento rifiuti. Queste risposte sono state, non sono di nostro gradimento, ma specifiche, molto tecniche, ma noi avremmo avuto il piacere di ascoltare delle risposte più politiche. Abbiamo avuto l'occasione di fare, subito dopo la presentazione dell'interrogazione, una commissione congiunta servizi appaltati e ambiente, nella quale era presente anche il direttore operativo Bertolusso del COAPSER, dove abbiamo potuto dare l'opportunità a tutti quanti i gruppi di poter esprimere e all'amministrazione di dare le delucidazioni ai nostri interrogativi.
non potendo essere il momento, visto e considerato che in quell'istante soltanto forse nella stessa giornata si era conclusa il bando di gara, non abbiamo avuto modo di poter affrontare alcune questioni, ma come Presidente del per motivi tecnici ero impegnato di... non funziona. Ok, funziona. Come Presidente della Commissione dei Servizi Appaltati e poi anche cercato di farmi portavoce della minoranza e dei sottoscrittori di questa interrogazione, noi abbiamo messo a posto in luce il fatto che la risposta dovesse essere una risposta molto più politica e di indirizzo e di garanzia rispetto a quello che noi ponevamo come questione importante, ma semplicemente perché oltre alla tutela appunto dell'occupazione è quello che per noi è fondamentale la garanzia dei servizi che dovranno essere offerti, servizi che dovranno essere all'altezza della nostra città e all'altezza di quello che la gente si aspetta e che merita di avere. E ascoltando in maniera molto interessata le parole del consigliere Claudio Allasia, dove pone anch'esso delle perplessità in merito ai risultati del servizio della scorsa gara d'appalto, comunque sul servizio di smaltimento e raccolta rifiuti, credo che sia importante ritrovarci il prima possibile per porre queste problematiche o comunque anche semplicissimamente queste piccole perplessità, che tanto piccole non sono, per far sì che nel momento in cui si andrà ad aggiudicare questo servizio alla futura ditta, tutti i gruppi consigliari siano a conoscenza e che tutti i gruppi consigliari possano dare il proprio contributo per far sì che il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sia un qualcosa che dia dei servizi migliori rispetto a quello che è stato fatto anche in precedenza, con l'obiettivo, quello che è fondamentale e quello che la gente si aspetta, anche di una riduzione di quello che può essere le tariffe della raccolta appunto rifiuti, perché è anche vero, noi dobbiamo tutelare e controllare quello che è il servizio, che il servizio venga svolto in maniera attenta e giusta, ma dobbiamo sforzarci e assolutamente impegnarci a trovare i modi per far sì che le persone che già ogni giorno e quotidianamente si sforzano e comunque contribuiscono alla tutela del nostro ambiente facendo la raccolta differenziata ogni giorno nelle proprie case, avere magari un ritorno anche di convenienza economica per questo sforzo e nobile gesto. Grazie. Grazie consigliere. No, nel dubbio, siccome era ripartito il conteggio, non ho richiamato più di tanto. Va bene, grazie. Allora, proseguiamo nelle risposte. Per quale motivo? Da chi è stato citato? Dal consigliere Tripodi? Può parlare il microfono, però. Uno perché sono stato citato dal consigliere Tripodi e l'altro motivo per lo svolgimento delle risposte alle interrogazioni, perché la volta scorsa avevo fatto una richiesta precisa che vedo che non è soddisfatta e quindi volevo farlo presente. Nel corso del suo intervento non si è dimenticato di dirlo prima? Il mio intervento era relativo alla replica all'interrogazione. Sì. Qua ci sono due temi che sono legati a altre interrogazioni
da una parte e allo svolgimento delle interrogazioni di questa sera. Cioè, abbia pazienza, ma non ho capito, prego, cioè, si spieghi, perché cos'è una mozione d'ordine, che cos'è una... Una mozione d'ordine non la posso fare perché non c'è non posso chiedere un cambio d'ordine del giorno, perché l'interrogazione di cui sto parlando non è un'interrogazione che è all'ordine del giorno, era un'interrogazione che era all'ordine del giorno la volta scorsa, sì, per la quale avevo lamentato che non era giunta risposta dalla giunta. Avevo chiesto a lei Presidente di sollecitare che venisse una risposta dalla Giunta a quell'interrogazione, che non è mai... Ma chiedo scusa, ma su quale argomento? ASL, pagamento in contanti. Pagamento in contanti? Sì. Sì, 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 ricordo. Sì, sì, era stato oggetto di una interrogazione. Sì. Sì, ma la risposta era stata data. No, non c'è stata alcuna risposta da parte della Giunta, mi è stata inviata una lettera. Ricordo benissimo, perfettamente. Sì, ricordo che lei aveva lamentato il fatto che la Giunta si era limitata a trasmettere quello che era arrivato testuale dall'ASL. Ma cioè, non è una questione di forma, come avevo fatto notare la volta scorsa. Sì, 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 sì. E che quando se io voglio interrogare la dirigenza dell'ASL, come avevo fatto prima di fare l'interrogazione, ovviamente faccio una richiesta alla dirigenza dell'ASL. Ci sono delle domande tecniche che posso rivolgere all'ente strumentale, ma le domande su posizioni politiche, chiaro, visioni chiaro dell'amministrazione su quello che fa l'ente tecnico, è lecito, anzi è doveroso ricevere una risposta. L'altro fatto, e quindi qua sono qui a risollecitare, perché per me nel mio caso non è il primo caso, è già il secondo caso, mi è già capitato nell'ambito di un'interrogazione sul servizio idrico integrato, dove mi si è semplicemente girata una lettera rivolta dal gestore del servizio, neanche al sottoscritto, perché non avendo mai chiesto niente, diciamo, ma al sindaco piuttosto che all'assessore, mi viene girata quella lettera senza neanche un commento. È chiaro che questo, a mio avviso, non è rispettoso né delle mie funzioni né delle funzioni della giunta e dell'amministrazione. E c'era un secondo punto invece richiamato, diciamo, dal consigliere Tripodi, che era riferito a queste due interrogazioni sui rifiuti. L'altra volta, nello scorso consiglio, queste due interrogazioni sono state accorpate, se vi ricordate. Ora, come se fossero sullo stesso argomento. Abbiamo ricevuto due risposte diverse, come era logico aspettarsi, e questo testimonia che le due interrogazioni non aveva senso che fossero accorpate. Inoltre, soprattutto per quanto riguarda l'interrogazione dei gruppi di minoranza, l'interrogazione dei gruppi di minoranza verte sullo svolgimento del bando di gara, giusto? Una delle preoccupazioni era: c'è un bando di gara in svolgimento ed è meglio che non ne parliamo. Io vi dico che il bando di gara è ancora in svolgimento, cioè la gara è in corso. Allora, qua delle due o l'una, insomma, abbiamo due alternative: o la volta scorsa era tutto, direi palesemente, perché lo dimostra come sono andati gli eventi, pretestuoso in due passaggi. Uno, l'accorpamento di due interrogazioni che, se fossero veramente accorpabili, avrebbero avuto una risposta sola. Due, sul fatto che prima si diceva che c'era un bando di gara in svolgimento e non si potevano discutere entrambe le interrogazioni, poi da venerdì, dalla presentazione delle offerte, si possono discutere, però il bando di gara è in corso di svolgimento, quindi tutti i problemi posti nello scorso consiglio rimangono intatti, se ci sono. Evidentemente, a mio avviso, non ci sono. Bene, grazie. Allora, lei ha esaurito il suo intervento, adesso, se permette, rispondo io. E l'ultima mia intenzione era quella di tornare sul consiglio comunale della volta scorsa. Io respingo qualunque accusa di pretestuosità, perché ci sono gli atti, i registri, le dichiarazioni, le registrazioni, tutto quello che vogliamo.
La mia richiesta di sospensiva era dovuta esclusivamente al fatto che era in corso fino al 23, 25, non ricordo, alle ore 12, la presentazione delle offerte. E io ritenevo non fosse opportuno parlare in sede ancora aperta di ricezione delle offerte, parlare dell'appalto, a qualunque titolo ne parlassimo, futuro, vecchio, in corso, finito, non finito, connesso, eccetera. Punto. Questo è. La risposta alle interrogazioni sono state due, ma le repliche sono state due, ma a dimostrazione del fatto che da parte mia non c'era proprio nessun retropensiero. Abbia pazienza, lei ha già parlato forse più di quello che poteva parlare, scusi, mi ha chiamato in causa, lei ha parlato a titolo personale, io rispondo alle sue richieste. Quindi io rivendico pienamente la legittimità dell'azione che ho intrapreso la volta scorsa, prova ne sia il fatto che le risposte sono state divise, distinte, le interrogazioni in quella sede sono state accorpate come discussione, certamente non come risposta alle, non come diritto di intervento dei consiglieri. Le interrogazioni si accorpano, non diventano una, sono trattate insieme e le discussioni sono fatte insieme, punto. Cioè non c'è proprio nessun tipo di intervento mio di fatto personale, ci mancherebbe ancora. L'ultima cosa che pensavo stasera avrei fatto è tornare sulla scorsa riunione del Consiglio Comunale. Nel più mi si dice sta il meno. Le interrogazioni questa volta sono state la replica, io vi ho dato la possibilità di replicare separatamente alle vostre interrogazioni, cioè non vedo proprio dove sia il problema, ecco. Se non proprio, allora lì andiamo a parlare di pretesti. Punto. Vecchia interrogazione ancora, del 7 febbraio 2018, i consiglieri Marengo, Elena, Somaglia, Tripodi e Panero, visti i continui ritardi e le continue cancellazioni dei treni sulla tratta Torino-Alba, interrogavano l'amministrazione su quali fossero le motivazioni dei continui ritardi dei treni su quella tratta, a partire soprattutto dall'elettrificazione dell'11 dicembre 2016, e cosa sta facendo l'amministrazione per ovviare ai disagi dei pendolari. In una risposta congiunta del consigliere delegato Ferrero e del sindaco si rispondeva in questo modo, ve la sintetizzo. La premessa è che l'amministrazione comunale non è titolata a fare, tra virgolette, alcunché sotto l'aspetto tecnico-organizzativo, mentre provvede a svolgere quanto di propria competenza, cioè acquisire le segnalazioni, le lamentele dell'utenza, constatare direttamente situazioni di disagio inviandole ai responsabili delle varie società della holding Ferrovie. Nell'ultimo anno l'amministrazione comunale, oltre ai contatti telefonici, ha inviato tre note di, virgolette, lamentele circostanziate di fatti, con richieste di incontri urgenti tendenti al superamento delle criticità segnalate. L'ultima risaliva al 19 dicembre 2017, dopo 10 giorni di circolazione ferroviaria fortemente perturbata. E la divisione passeggeri regionale di Trenitalia, con una nota del 18 gennaio, sottolineava alcune criticità così riassunte. Nella prima parte di dicembre, in particolare nei giorni 11 e 12, molte delle problematiche registrate sono state originate dalle avverse condizioni meteorologiche. Oltre ai danni all'infrastruttura, l'intensa ondata di gelo ha originato guasti e malfunzionamenti a locomotori e carrozze. Per le complessità proprie del sistema, anormalità anche apparentemente lievi possono avere ripercussioni di gran peso in termini di ritardo e disagi per i viaggiatori interessati. L'analisi dell'andamento dei treni di questa linea infatti mostra che la maggior parte dei ritardi presenta cause per lo più legate a guasti e difficoltà di circolazione amplificati dalle difficoltà dovute ad una linea a binario semplice. Lo stesso giorno, 18 gennaio, in comune si era svolto il secondo incontro con il direttore di RFI, alla presenza anche dell'assessore regionale ai trasporti, per discutere proprio delle questioni poste dagli interroganti. Durante l'incontro gli interlocutori, oltre a ribadire le motivazioni dei ritardi, hanno focalizzato l'attenzione sulle ripercussioni che hanno i frequenti guasti dei passaggi a livello sulla regolarità della circolazione, fornendo molto pesanti dati e statistiche. In quell'occasione era stata espressa formalmente la volontà da parte di RFI della Regione di porvi rimedio
in ordine alla soppressione di un primo gruppo di passaggi a livello mediante realizzazione di viabilità alternative che permetterebbero, quando i due passaggi a livello sono vicini, l'eliminazione di uno, e hanno chiesto a questo scopo la collaborazione dell'amministrazione comunale per il disbrigo delle pratiche amministrative. L'amministrazione comunale ha preso atto con favore della volontà espressa, garantendo la collaborazione a condizioni che queste viabilità alternative non risultino troppo penalizzanti per gli utenti e che vengano svolte a carico completo delle ferrovie. Con l'occasione l'amministrazione comunale ha altresì segnalato nuovamente un altro elemento di carenza, cioè quello di avere una sola stazione attrezzata per gli incroci dei treni sulle due tratte a binario unico, vale a dire Santa Vittoria d'Alba sull'Alba Bra e Sommarino Bosco sulla Bra Carmagnola. Questa era la risposta in estrema sintesi. I consiglieri proponenti, uno ha facoltà di replica. Consigliere Marengo, prego. Grazie Presidente, ma a me era da molto tempo che non mi capitava di prendere il treno. I primi di dicembre, per lavoro, dovendomi recare a Milano, ho preso il treno di buon mattino da Bra per recarmi a Torino e poi da Torino a Milano. Per fortuna sono stato davvero, come dire, molto fortunato quel giorno, i treni che ho preso non hanno subito alcun ritardo, però già in biglietteria ho avuto modo di constatare come la situazione sia piuttosto tesa alla stazione di Bra, perché quella mattina un treno per Alba era già stato soppresso, le persone iniziavano già a lamentarsi. E così, chiacchierando in sala d'aspetto con queste persone, mi hanno fatto notare che appunto non è un'eccezione, non è un una tantum, ma che queste problematiche si ripetono con cadenza settimanale. Come se questo non bastasse, ovviamente come consiglieri siamo sollecitati continuamente, ma come credo anche voi, da problematiche di questo tipo, da persone che ci avvicinano, ci contattano e ci prospettano queste gravi problematiche. Noi già presentammo, se non ricordo male, nel gennaio 2017 un'interrogazione dello stesso tono. Ovviamente in quel periodo l'elettrificazione era appena partita, c'era stata l'inaugurazione a novembre, se non ricordo male novembre 2016, e ci fu risposto dal consigliere Ferrero che le problematiche erano state affrontate con RFI e che probabilmente si sarebbero risolte nel giro di poco tempo. Ahimè, così non è stato. Da più di un anno questa situazione caotica perdura, e leggendo la risposta che ci è stata inviata alla nostra interrogazione, sono stato davvero sorpreso dalla risposta di RFI. Nel senso, mi sembra più che delle ferrovie di uno dei paesi occidentali più industrializzati del mondo, mi sembra che stessero parlando delle ferrovie dello Zambia, e ho già chiesto scusa allo Zambia. Continue problematiche agguasti carrozze e locomotori, ci sono le problematiche riguardo i passaggi a livello. Insomma, mi è sembrata una scusa da parte di RFI, una scusa dopo l'altra. Tant'è vero che nella risposta che è stata fornita all'amministrazione si parla dei giorni 11 e 12 di dicembre, ma questa non è una problematica che riguarda i mesi invernali interessati ciclicamente dal maltempo, che possono creare problematiche sulla linea ferroviaria. I ritardi e le cancellazioni avvengono anche d'estate, quindi mi sembra davvero pretestuoso da parte dell'ente RFI giustificare questi ritardi con il maltempo. Detto questo, ecco, siamo favorevolmente colpiti dalle iniziative dell'amministrazione, che sollecitiamo a continuare su questa strada, perché le problematiche che quotidianamente i pendolari devono affrontare sia per recarsi ad Alba sia per recarsi a Torino sono stanno diventando drammatiche. Continui ritardi, cancellazioni, bisogna attrezzarsi per raggiungere il posto di lavoro in maniera diversa rispetto al treno, con sconvolgimento di orari e quant'altro. Quindi vi invitiamo veramente come amministrazione a proseguire un dialogo serrato con RFI. Va bene l'inaugurazione fatta a novembre
per l'elettrificazione, va bene l'inaugurazione per i lavori finiti alla ferrovia, alla stazione è costati milioni di euro, pretendiamo però che da RFI ci siano risposte più concrete su quelle che sono le problematiche dei cittadini. Non basta gettare la polvere sotto il tappeto con manifestazioni che possono in qualche modo dare visibilità e far fare ai dirigenti una bella figura con qualche fotografia sui giornali. Dobbiamo arrivare come amministrazione uniti a chiedere un resoconto di quelle che sono state non soltanto le problematiche, ma come si sta provvedendo alla risoluzione di queste. Certo, è difficile pensare che si possano ottenere delle risposte quando in alcune giornate di febbraio, in seguito a una nevicata, è vero, eccezionale, i treni in Italia sono praticamente andati in tilt con ritardi e cancellazioni veramente da paese del terzo mondo. A seguito di questo sono bastate solo da parte della dirigenza di RFI solo alcune scuse. Quindi ecco, restiamo perplessi sulle risposte di RFI e invitiamo l'amministrazione a serrare di più le fila e a serrare il confronto con la dirigenza, cercando di portare a casa un risultato che è quello del superamento di queste problematiche. Grazie. Grazie consigliere. Abbiamo ancora un'ora scarsa. Allora, interrogazione numero 6 della volta scorsa, i consiglieri Marengo, Somaglia, Panero, Elena e Tripodi, premettendo che la strada provinciale 7 via Inaudi Pollenzo è estremamente trafficata e che la frazione è un sito di particolare interesse sia sotto il profilo turistico, scolastico e archeologico, chiedono alla Giunta, relativamente all'inquinamento atmosferico dell'aria, se esistano dei dati specifici sulla frazione stessa, sulle emissioni inquinanti, e in caso negativo richiedevano la possibilità, tramite gli organi competenti, di posizionare una centralina mobile per rilevamento e monitoraggio dell'aria. A questa interrogazione, in data 9 marzo, l'assessore Cravero aveva risposto dicendo che sulla richiesta di dati specifici e puntuali relativi alla qualità dell'aria per Pollenzo, a oggi il monitoraggio qualità dell'aria sul territorio braidese viene effettuato in continuo per mezzo della stazione fissa di Viale Madonna Fiori in forza della convenzione stipulata con ARPA Piemonte nel 2014. Secondo i criteri di questa razionalizzazione, quindi un'unica centralina sul territorio, la collocazione territoriale delle stazioni di rilevazione e i parametri monitorati discendono da leggi nazionali finalizzate a ottenere informazioni rilevanti e non ridondanti in nome della rappresentatività del territorio. In pratica ogni centralina fissa deve essere rappresentativa di una realtà territoriale sufficientemente ampia e quindi provincia di Cuneo, quella di Viale Madonna dei Fiori e Bra è una delle sei. Premessa quindi la rappresentatività della centralina di Viale Madonna Fiori per tutto il territorio comunale, l'assessore esprimeva la propria disponibilità ad avanzare ad ARPA Piemonte la richiesta per poter ospitare in frazione Pollenzo una centralina mobile aggiuntiva per una campagna di monitoraggio puntuale in luogo e con modalità oggetto di valutazioni tecniche dell'agenzia. Un consigliere ha facoltà. Prego, consigliere Elena. Sì, grazie presidente. Sì, prendiamo atto della nostra, cioè della risposta che ci ha fornito l'assessore Cravero. Chiaramente, come precisavamo nella nostra interrogazione, il discorso era un po' visto il carico di traffico che c'è sulla strada provinciale 7 di Pollenzo, era capire se c'erano dei dati sulla qualità dell'aria. Chiaramente, come è stato scritto nella risposta, essendoci una centralina posizionata dalla zona di Madonna dei Fiori, noi chiedevamo appunto il discorso se era possibile posizionare una centralina mobile per monitorare appunto la qualità dell'aria. Nell'ultimo comma
nell'ultimo passaggio della risposta, l'assessore dice che appunto, visto che è un tema all'attenzione dell'amministrazione, quello della qualità dell'aria, si rende disponibile al posizionamento, chiaramente trattando con Arba Piemonte, per posizionare una centralina mobile in quel di Pollenzo, quindi prendiamo atto della disponibilità e sollecitiamo l'amministrazione a appunto prendere contatti con l'Arba Piemonte affinché questa venga fatta nel più breve tempo possibile, in modo da avere dei dati sulla frazione Pollenzo relativamente alla qualità dell'aria. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Parliamo adesso della 2.7 della volta scorsa, area parcheggio vicino al santuario Madonna Fiori. Consiglieri Tripodi, Panero, Somaglia, Elena, Marengo, facendo riferimento all'insufficiente illuminazione e qualità dell'asfalto pessima nell'area del parcheggio in prossimità del santuario, citando la scarsa illuminazione dei passaggi pedonali di fronte ai due santuari e parlando di percorsi pedonali o ciclabili particolarmente sconnessi e pericolosi su entrambi i lati del viale, chiedevano di sapere quali provvedimenti fossero messi in atto per risolvere i suddetti problemi. La risposta 9 marzo, a firma dell'assessore Messa, diceva così: questa amministrazione si è impegnata a un netto miglioramento di quell'area, intervenendo sia lungo la pista ciclabile sia nell'accesso ai campi da hockey nei due lati, Madonna Fiori e Sartori. Nel parcheggio sul controviale si sono sostituite le lampade a vetuste con nuove a LED. Nell'area giochi sono stati inseriti nuovi pali di illuminazione. Ritenendo però che tutto sia migliorabile, sarebbe sicuramente auspicabile un cambio impianto nel parcheggio e l'illuminazione degli attraversamenti pedonali, ma non si può dire che l'area non sia stata presa in considerazione. In merito all'asfalto della pista ciclabile del parcheggio, ci sono alcuni stati di usura, si valuterà in funzione delle possibilità economiche se considerare questi interventi di ripristino possibili o no. Prego uno dei consiglieri per la replica. Tripodi. Grazie Presidente, ho letto con soddisfazione il fatto che anche l'assessore ai lavori pubblici ritiene auspicabile, ritiene importante fare un cambio dell'impianto appunto di illuminazione del parcheggio della zona di Madonna Fiori e fare un lavoro per quanto riguarda gli attraversamenti pedonali. Attraversi pedonali veramente riteniamo siano pericolosi, nel senso che oltre alla mancanza di illuminazione, ad oggi che inizieranno a fiorire i cespugli che ci sono tra gli attraversamenti, diventeranno anche pericolosi per il semplice fatto che sarà difficile, come lo è stato negli anni passati, ma maggiormente più pericoloso il fatto che la visibilità dei pedoni che attraversano con le macchine che percorrono il viale. Riteniamo che il viale, che è sempre comunque luogo dove molti pedoni si trovano a fare le proprie passeggiate, o comunque è un luogo dove, essendoci una scuola elementare, il santuario della Madonna dei Fiori, la pista ciclabile, il parco e quant'altro, riteniamo che sia opportuno e fondamentale anche rivedere quello che è l'asfalto del viale stesso. È sconnesso, sappiamo benissimo i motivi, a causa delle piante, ma è anche vero che se vogliamo far sì che le persone utilizzino le bici, vadano a piedi e quant'altro, dobbiamo fare in modo che i percorsi sia pedonali e ciclabili siano in condizioni tali da non far sì che nessuno possa incorrere alla possibilità di cadute e quant'altro. Chiediamo che l'amministrazione prenda veramente in considerazione questi interventi. Ad esempio, nel parcheggio, quello subito a fianco alla Madonna dei Fiori, anche su una porzione sono state cambiate gli impianti illuminanti, che sono stati cambiati appunto a LED, ma secondo noi, ad esempio,
questi pali sono talmente bassi che fanno un cono di luce che è talmente minimo che comunque rendono ancora cupa e molto buia quella zona. Quindi chiediamo un forte impegno, visto e considerato che oltre ad avere il santuario, un santuario importante dove vede migliaia di pellegrini ogni anno far visita e ogni domenica e ogni momento appunto di preghiera tante persone, è anche un motivo di attrazione anche dopo la realizzazione di un bellissimo mosaico davanti alla facciata, un mosaico importante. Quindi chiediamo veramente che con forza l'amministrazione si adoperi a far sì che quella zona sia considerata come una zona veramente di serie A. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Interrogazione numero 8. Gli stessi consiglieri proponenti di quella precedente e di quelle precedenti segnalavano su tutto il territorio comunale il fatto che la segnaletica stradale orizzontale risulti deteriorata e poco visibile e che molte vie cittadine, per esempio via Piumati, via Gabotto eccetera, si presentano in cattivo stato di manutenzione riguardante la pavimentazione dell'asfalto con presenza di buche, e chiedevano all'amministrazione che venissero eseguiti tutti gli interventi di ripristino per garantire la sicurezza di tutti gli utenti delle strade per il relativo decoro urbano. Il 9 marzo l'assessore Messa aveva risposto dicendo: i fondi a disposizione per il rifacimento della segnaletica orizzontale non sono sufficienti per rifare ogni anno la segnaletica dell'intera città. La situazione della segnaletica al momento attuale è sicuramente nello stato peggiore, essendo stata sottoposta al periodo invernale che più la usura. Con la fine del periodo invernale si interverrà sui punti più critici, fermi restando i limiti di budget. I problemi di buche nelle strade possono essere risolti al momento con l'intervento di cantonieri, pertanto è stato segnalato quanto riportato nell'interrogazione. Nel periodo estivo si cercherà di rifare alcuni tappetini in funzione delle priorità individuate. Prego per la replica, consigliere Elena. Sì, grazie Presidente. Ma dalla risposta dell'assessore prendiamo atto che nella risposta si dice che non ci sono i fondi necessari per il rifacimento della segnaletica, e questo secondo il nostro punto di vista ci sembra abbastanza grave, perché secondo noi è un punto fondamentale che garantirebbe in primo luogo sicurezza, evitando A, possibili sinistri o incidenti, B, la dissuasione alla velocità, perché anche l'aspetto visivo di passaggi pedonali, linee di delimitazione degli incroci, delle rotatorie, fanno anche questi da limitatori per quanto possono farlo, ma lo fanno. E poi C, anche il decoro dell'aspetto urbano di una città. Veramente, se tutti avete fatto un giro, l'attuale, d'accordo che c'è stato il periodo invernale, però l'attuale situazione della segnaletica non rende onore alla città di Bra. Io non voglio citare lo Zambia, ma potrei citare qualche altro paese esatto, voi ci citano loro. Tornando ai fondi necessari, un altro dato che ci sembra ulteriormente strano che non ci siano i fondi, che da una parte c'è un aumento delle sanzioni al codice della strada anche esponenziale, e mi sembra che, da come sappiamo, una percentuale di questo introito dovrebbe essere usato proprio per andare verso questo tipo di interventi. Quindi ci sembra abbastanza un po' strano che non ci ribadisca più volte nella risposta che non ci sono i fondi. Appunto, un altro passaggio dice i limiti di budget per quanto riguarda invece le asfaltature. Anche qui, secondo il nostro punto di vista, dovrebbero essere trovate le risorse, magari anche a scapito di altri punti magari meno prioritari. Va bene che come diceva c'era un motto che asfaltare
non es gubernar, diceva un motto antifranchista, che voleva dire in sintesi che l'ordinaria amministrazione non vuol dire governare bene, però secondo noi c'è un limite a tutto, cioè arrivare a certi livelli di scarsa manutenzione non ci sembra veramente il caso. Grazie. Grazie. Ultima interrogazione di quelle passate, i consiglieri Marengo, Somalia, Elena Palnero e Tripodi interrogavano la Giunta sulla situazione del degrado in cui si trova il manto stradale della pista ciclabile che conduce la promiscua, che conduce alla frazione Pollenzo, nel tratto terminale, pavimentazione molto sconnessa, con presenza di buche, rendendo pericoloso per gli utenti, e chiedevano quali provvedimenti venissero presi per risolvere il problema. E sempre l'assessore Messa, sempre il 9 marzo, rispondeva in questo modo: la pista ciclabile promiscua a strada franca presenta effettivamente un cattivo stato di usura. Al momento non è possibile una sua totale riasfaltatura, nell'estate si valuterà un intervento nelle zone più degradate. Però, comprendendo che la stessa è molto usata da persone in bici, in particolare gli studenti di Pollenzo, per i collegamenti Bra-Pollenzo e viceversa, come amministrazione, dice l'assessore, abbiamo concesso un contributo al consorzio che si è occupato dell'asfaltatura di strada Chivola, che permette di raggiungere Pollenzo sempre scendendo da strada Gerbido. Questa era, consigliere Elena, prego. Sì, grazie Presidente. E anche su questa interrogazione qui, abbia pazienza l'assessore per la risposta, però non siamo molto soddisfatti. Condividiamo e apprezziamo la presa d'atto, ce ne avevamo già parlato l'altra volta, qua ci sono le fotografie dello stato di degrado di questo tratto di pista ciclabile. E per questo noi continuiamo e crediamo che possa essere presa in considerazione la possibilità almeno di rimettere in pristino almeno la parte che va dal cavalcavia fino all'innesto con strada franca, perché veramente, se vedete dalle foto, in stato pietoso. Bene che sia concesso, come c'è scritto nella risposta, un contributo a strada Chivola, però c'è cioè, pensare che il percorso ciclabile, cioè far passare i ciclisti da strada Chivola per poi farli andare sulla strada provinciale 7, che devono fare poi un tratto di una provinciale che sappiamo il carico di traffico che ha per dei ciclisti, non mi sembra proprio il massimo della sicurezza, e quindi anche considerando il notevole tratto veicolare che insiste proprio sulla provinciale stessa. Pertanto anche su questo ribadiamo la nostra richiesta di rimessa in pristino nei prossimi programmi di sistemazione e manutenzione delle strade. Grazie. Grazie. L'importante è che non si chiami strada Scivola, cioè, rimane Chivola, oppure della Chivola, giusto, ragione il dottor Fissore. Allora, passiamo alle interrogazioni fresche di giornata. La prima, presentata dai consiglieri Tripodi, Marengo, Somalia, Elena, che parlano chiedono chiarimenti sulla rigenerazione della pista di atletica Parco Atleti Azzurri d'Italia della Madonna dei Fiori. Quindi, prego un consigliere. No, deve illustrare la. Questa è nuova. Deve illustrare l'interrogazione. Non so, tirate a sorte, fate la conta. Chi è? Ah, Tripodi, no, perché si è alzato Marengo. Tripodi, prego. Grazie Presidente. Abbiamo appunto premesso che abbiamo appreso durante la seduta della Commissione Lavori Pubblici dello scorso 13 febbraio l'intenzione di questa amministrazione di procedere con la rigenerazione della pista di atletica presente nel complesso sportivo Parco Atleti Azzurri d'Italia della Madonna dei Fiori. Chiediamo di avere garanzie in merito al successo di un intervento di retopping in relazione al suo spessore, al materiale utilizzato, di avere garanzie sul non utilizzo di pavimentazioni sportive contenenti importanti quantità di granuli in gomma SBR da pneumatici esausti e sull'ottenimento della certificazione delle piste della pista a lavori ultimati. Grazie.
consigliere Tripodi, risponde il vice sindaco. Prego. In risposta all'interrogazione presentata, sentito il professionista incaricato della progettazione dell'opera, si specifica come la progettazione esecutiva sia redatta in conformità con quanto previsto dalla normativa IAF e dalle circolari FIDAL relative agli impianti sportivi. In particolare, come già specificato in sede di commissione comunale, sarà compito dell'impresa aggiudicataria dell'appalto procedere con un'indagine prestazionale riguardante le capacità elastiche residue del manto esistente. Successivamente, d'intesa con il direttore dei lavori, sarà proposta la stratigrafia di intervento più idonea per garantire l'omologazione agonistica della pista. L'intervento di retopping potrà essere realizzato esclusivamente secondo due modalità: quella definita colato, stesura in opera di granuli di spessore idoneo, o quella definita prefabbricato, posa in opera di manto prefabbricato. Non è consentita la modalità spruzzato, che comporterebbe un mero abbellimento e non il rifacimento della pista. Relativamente alla lunetta del salto in alto, si potrà procedere anche con una modalità mista tra prefabbricato e colato in ragione del diverso fondo dell'area. Relativamente all'utilizzo di granuli SBR, si dichiara che esso sarà limitato e contenuto nel rispetto comunque delle norme del regolamento CE numero 1907 del 2006, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche REAC prodotte o importate nell'Unione Europea. Al termine dell'opera sarà compito del Comune richiedere al direttore dei lavori e all'impresa aggiudicataria tutte le certificazioni necessarie relative ai materiali utilizzati, comprese le necessarie omologazioni utili per l'attività agonistica sia per la pista atletica che per il nuovo campo in erba sintetica di calcio. Colgo l'occasione, mi spiace che non c'è il consigliere Marengo che aveva posto la questione lo scorso consiglio, per informare il consiglio che per quanto riguarda il finanziamento dell'intervento, l'amministrazione ha ottenuto di poter far ricorso ad un mutuo con interessi zero con l'Istituto di Credito Sportivo. L'Istituto che lo scorso 14 marzo ha emanato un bando denominato Spazi Finanziari 2018 per i comuni che hanno già previsto l'intervento a bilancio e richiesto spazi finanziari per il pareggio di bilancio proprio a valere sull'impiantistica sportiva. Operazione da noi fatta ad inizio anno e concessa dal Ministero dell'Economia e Finanze. Grazie all'assessore Borrelli. Prego, consigliere Panera. Tripodi, avevo appena finito di pensare che Panero non è presente. Consigliere Tripodi. Grazie Presidente, grazie Assessore per la risposta all'interrogazione. Risposta che vuole essere anche un contributo perché comunque questo intervento ci vede favorevoli, noi vediamo in maniera favorevole l'intervento di rigenerazione della pista atletica, ma la nostra interrogazione appunto va solo nella direzione di avere garanzie in merito alla qualità e durata dell'intervento di retopping della pista, perché spesso abbiamo sottolineato che alcuni interventi fatti da questa amministrazione, secondo il nostro parere, fossero più posti per il breve periodo che per il lungo. Quindi, visto e considerato che accenderemo anche un mutuo, che sarà anche un mutuo a interessi zero, ma appunto spenderemo dei soldi pubblici, speriamo che questo intervento sia un intervento fatto ad opera d'arte. Siamo un po' informati, ci dicono che esistono fondamentalmente due tipologie di intervento che garantiscono il successo di un'operazione di retopping su manti prefabbricati come quello presente sulla nostra pista d'atletica: l'incollaggio di un nuovo strato di usura prefabbricato di spessore adeguato dai 6, 8, 10 mm, l'applicazione di due o più strati di poliuretano bicomponente con semina di granuli in gomma EPDM. Le modalità di preparazione del vecchio manto sono sostanzialmente identiche per le due tipologie di intervento. Con un intervento realizzato in uno di questi due modi avremo la garanzia di un lavoro ben fatto, duraturo e di ottima qualità. Al contrario, siamo a conoscenza di altre tipologie
cosiddette con sandwich impermeabile seminato o spruzzato su manti prefabbricati esistenti. Questo tipo di intervento è rischioso per tre principali ragioni, ma ho sentito da parte dell'assessore che una risposta a, condivide quello che andrò appunto a dire. Ragione, disuniformità delle prestazioni atletiche. Siccome le depressioni presenti nella vecchia pavimentazione vengono livellate con granuli in gomma SBR mescolati con legame monocomponente, lo spessore totale e le prestazioni del nuovo manto varieranno sostanzialmente da punto a punto della pista. Questo potrà ridurre il comfort e la sicurezza della superficie e potrà anche compromettere l'omologazione dell'impianto con conseguente grave danno economico ed immagine. Scarsa durata. 2. Adesione del nuovo sandwich sul vecchio manto sottostante unicamente affidata alla piccola quantità di legante monocomponente che cola attraverso i granuli pneumatico durante l'ascesa dello strato inferiore del sandwich. 3. Sostenibilità ambientale e futuri costi di smaltimento. I sandwich incorporano importanti quantità di granuli in gomma SBR nera non rivestita ottenuti dalla triturazione di pneumatici esausti che, in base all'attuale normativa, possono contenere sostanze notoriamente carcerogene in quantità fino a 20 volte superiore rispetto ai giocattoli e fino a 10 volte superiore rispetto ai normali oggetti in gomma e plastica. Proprio per questo motivo anche ci risulta che la Lega Dilettanti, Nazionale Dilettanti di Calcio, abbia da anni bandito l'uso di granuli SBR non rivestiti nei campi di erba sintetica. Riteniamo che l'installazione di una pavimentazione ad alti contenuti di granuli in gomma SBR nera non rivestita possa recare rischi per la salute e l'ambiente. Inoltre, l'eventuale scoperta di contaminazioni o l'eventuale entrata in vigore di leggi ambientali più restrittive delle attuali causerebbero aumenti sostanziosi ed imprevisti dei futuri costi di smaltimento. Tutto questo per chiedere che venga realizzato un intervento di ripristino della pista d'atletica di qualità con garanzia, di una lunga durata in termini di anni, di un intervento con un occhio attento anche al rispetto ambientale da sempre a cavallo di questa amministrazione. Grazie. Grazie. Passiamo alla seconda interrogazione. Tripodi, Panero, Marengo, Somalia ed Elena, i cinque consiglieri, chiedono informazioni sulla segnaletica stradale in via Paolo Brizio. Consigliere Panero, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. I sottoscritti consiglieri Tripodi Davide, Panero Sergio, Somaglia, Elena Marengo, in qualità di consiglieri comunali del Comune di Bra, rilevata l'assenza di chiara segnaletica stradale che impedisca a chi percorre via Monte di Pietà di svoltare in via Paolo Brizio, immettendosi così in senso contrario a quello consentito con evidente situazione di pericolo, chiedono di procedere a un intervento che aumenti la segnaletica stradale che evidenzia in modo inequivocabile il divieto di svolta in via Paolo Brizio per chi percorre da via Monte di Pietà. Allegate all'interrogazione ci sono due fotografie che evidenziano come c'è già un segnale, quindi l'interrogazione parla di migliorare, non dell'assenza, che indica l'obbligo di proseguire dritto, ma anche che non c'è nessun segnale, diciamo, di divieto di accesso per prendere via Paolo Brizio in senso contrario. Grazie. Grazie, consigliere Panero. Risponde l'assessore Messa. Sì, buonasera. In merito al divieto di svolta in via Brizio per chi percorre via Monte di Pietà, si precisa che l'indicazione di obbligo di percorrere la strada senza svoltare, come già lei ricordava, è evidente nella vostra stessa fotografia attraverso una corretta segnaletica verticale. In ogni caso, a rafforzare tale indicazione abbiamo comunque provveduto ad inserire una cartellonistica di divieto all'imbocco con la stessa via Brizio. Se le fa piacere, ho qua una foto del lavoro svolto. Risponde foto. Prego, consigliere Panero. Grazie Presidente, sì, sono passato e ho visto l'installazione del segnale. L'interrogazione appunto parlava di aumentare e rendere inequivocabile, non parlava appunto della totale assenza, e la fotografia che indicava l'obbligo andava in quella direzione. Crediamo che questo sia, lo dico personalmente, non so se lo facessero, sicuramente qualcuno lo faceva volontariamente, qualcuno magari
non vedendo il segnato di divieto d'accesso svoltava, ma è capitato più di una volta di vedere delle auto che purtroppo sbucavano nella via, che poi è una via di grande percorrenza e pericolosa perché c'è poca visibilità in quell'incrocio, quindi trovarsi un'auto che non dovrebbe esserci in senso contrario dava veramente una situazione di pericolo. Ringrazio quindi per l'intervento tempestivo, diciamo che questo caso dove si è operato bene e secondo me si è evitato una situazione anche se minima di pericolo. Grazie. Bene, ultima interrogazione che riguarda la verifica della posizione del muretto presso la chiesa del Santissimo Nome di Maria di Stradafei, interrogazione presentata dai consiglieri Tripodi, Panero, Marengo, Somalia ed Elena. Quindi prego, consigliere Panero. Grazie. Progetto verifica posizionamento muretta, muretto chiesa del Santissimo Nome di Maria Strada Fei. I sottoscritti consiglieri comunali in qualità consiglieri comunali del comune di Bra rilevano quanto segue. Vista la presenza di un muretto di recinzione che riduce sensibilmente e in modo pericoloso la sezione della strada Fei all'altezza della chiesa del Santissimo Nome di Maria, come da foto allegate, e ci sono di nuovo le foto allegate, la presenza di tale manufatto è indicato con una segnaletica provvisoria del tutto insufficiente a garantire la sicurezza, in particolare nelle ore notturne, chiedono che venga verificato il regolare posizionamento di tale muretto in relazione alle distanze di sicurezza della strada e quali provvedimenti questa amministrazione intende mettere in atto per eliminare la situazione di pericolo. Grazie. Grazie, risponde il sindaco. In merito al muretto oggetto, lo stesso divide la proprietà di un privato rispetto a quello della chiesetta. Il muretto in questione è da sempre presente a perimetrare la chiesetta, creando un intercapedine rispetto al retrostante terreno. Nel 2011 la chiesetta ha effettuato un'attività di manutenzione della copertura e in quel frangente ha provveduto anche alla manutenzione del muretto, sebbene quest'ultima non sia abbiamo verificato, provveduto a verificare le caratteristiche di questo muretto e questa mattina è stata firmata un'ordinanza di abbattimento che è stata consegnata oggi e quindi credo che nei prossimi giorni, come da disponibilità data dalla persona che cura gli interessi della chiesetta, si provvederanno alla riduzione del muretto per riportarlo in condizioni di sicurezza. Grazie al sindaco. Consigliere Panero, prego. Grazie Presidente, ringrazio il sindaco per la risposta. È evidente come dalle fotografie allegato questo manufatto invada in maniera pericolosa la carreggiata. Giustificazione del fatto è che lo stesso muretto realizzato dall'altra parte della chiesa si è fermato molto, molto prima. E il sindaco, mi ha fatto piacere che il sindaco ha parlato del 2011, perché qui ho le foto appunto dell'area nel 2011 e il muretto che era presente in quell'occasione, in quell'anno, terminava appunto più o meno nello stesso modo come terminava quello dall'altra parte. Quindi significa che la situazione di fatto è stata modificata, ma ci fa piacere come ci sia stato anche in questo caso un intervento urgente e veloce, quindi vuol dire che la nostra segnalazione era effettivamente una segnalazione fondata e che anche questa amministrazione ha evidenziato come ci fosse una situazione di pericolo, anche perché quella via lì di notte non è fornita di illuminazione pubblica o comunque non è
non gode di grande illuminazione e quindi si presentava veramente una situazione di pericolo. Quindi ringrazio il sindaco per l'ordinanza e quindi a breve vedremo la rimozione di questo pericolo. Grazie. Grazie. Allora, sono finite le interrogazioni, vecchie e nuove. Passiamo adesso all'esame delle proposte di mozioni. La prima iscritta all'ordine del giorno è stata presentata dal consigliere capogruppo Movimento 5 Stelle Claudio Allasia e ha per oggetto proposta di mozione per l'istituzione del registro delle disposizioni anticipate di trattamento con riferimento alla legge 219 del 22 dicembre 2017. Prego consigliere per l'illustrazione. Grazie Presidente. Allora, questa mozione che è stata presentata appunto il 17 febbraio scorso prende le mosse da una mozione presentata nel 2014 sullo stesso tema. All'epoca non c'era, presentata dal nostro gruppo sullo stesso tema, all'epoca non c'era ancora la legge che è stata approvata pochi mesi fa, che è entrata in vigore il 31 gennaio. Nelle premesse in sostanza della mozione ci sono le stesse considerazioni fatte già all'epoca sui concetti espressi sull'autodeterminazione, sull'inviolabilità della persona umana, sul diritto alla salute, sulle convenzioni siglate a livello mondiale ed europeo, sull'obbligo e sul diritto da parte della persona malata di avere piena coscienza di quali siano le cure terapeutiche che si apprestano ad essere attivate sulla sua persona e la piena libertà di autodeterminare se rifiutare o meno determinati tipi di cura. Non vado quindi a leggere i dettagli di questa premessa, diciamo tecnica e comunque già affrontata e già discussa, ma arriviamo all'approvazione della legge che prende il nome di norma in materia di consenso informato, di disposizione anticipata di trattamento, perché questo è il tema della mozione, che è la legge numero 219 del 22 dicembre 2017, che è entrata appunto in vigore il 31 gennaio scorso. Tale legge di fatto che cosa ha fatto? Ha fatto una fotografia della situazione esistente in ambito di disposizione di trattamento per situazioni di cittadini che si trovano in condizioni di non poter più esprimere in modo conscio la propria volontà, come dicevamo prima, di autodeterminazione nei confronti della cura, perché non sono più in grado di farlo, e quindi tratta il tema di come si possa assicurare che la propria determinazione precedente alla situazione in cui si trova sia trasmessa agli operatori sanitari in modo che se ne tenga conto a termini di legge. E quindi questa legge di fatto fotografa una situazione che già si era affermata a livello sociale e culturale, con prese di posizione anche di enti locali e anche per sentenze passate in giudicato, con casi più o meno famosi, anche poi più diciamo materialmente con pratiche e procedure già consolidate nella pratica sanitaria attuale, anche se ovviamente con un ritardo ormai di decenni, insomma, è arrivata questa legge. La legge indica all'articolo 4 le diverse possibilità, per quello che ci possa interessare, date alle persone
per la redazione di questo documento, il cui acronimo è DAT, dichiarazione anticipata di trattamento, e prevedendo tra queste possibilità procedurali la consegna di una scrittura privata presso l'ufficio dello stato di civile del comune di residenza, affinché venga annotata e depositata in apposito registro. Registro che il nostro gruppo aveva già proposto nel corso del 2014 e che ora è finalmente esplicita previsione normativa. Questo registro permette da un lato un accesso semplice e più prossimo alle altre alternative possibili per legge alle persone per la conservazione delle proprie dichiarazioni anticipate di trattamento, e sicuramente dall'altra può costituire un sistema, un metodo di maggiore efficacia rispetto agli altri, soprattutto in caso di assenza di fiduciario, affinché queste sue volontà, in assenza del fiduciario, che la persona che invece della persona depositaria del DAT è in grado di portare a conoscenza delle strutture sanitarie la presenza di queste dichiarazioni di anticipate di trattamento, e quindi soprattutto in questi casi in cui questo fiduciario venga a mancare o nel tempo oppure non ci sia proprio in origine, è chiaro che il dialogo e la comunicazione, poi vedremo che avrà un aspetto importante anche nel proseguo della mozione, tra gli enti, quindi l'ente locale, l'ente strumentale, l'AS, assuma un'importanza rilevante. E quindi in sostanza alla parte di impegno chiedevo l'impegno alla giunta comunale, al sindaco, affinché nel più breve tempo possibile, dato che la legge era entrata in vigore pochi giorni prima, si procedesse per quanto riguarda presso i nostri uffici comunali alla attivazione di quanto previsto dalla normativa, e a tal fine anche di prevedere un dialogo, un accordo specifico con l'ASL ai fini della determinazione delle procedure più efficaci, affinché la presenza delle disposizioni anticipate di trattamento depositate o comunque annotate presso gli uffici comunali potesse essere reso noto nelle occorrenze di legge, anche, come dicevo prima, in assenza di nomina del fiduciario. E facevo l'esempio della ricevuta, del deposito a forma di tessera che l'interessato possa portare sempre con sé. Ora, questo preambolo è dovuto perché la mozione era nata in seno, in seguito almeno per quanto riguarda il nostro gruppo, anche della discussione che si era avuta in una conferenza capigruppo, in cui si discuteva, se vi ricordate, chi era presente nella conferenza capigruppo, della raccolta di firme di un cittadino che chiedeva la promozione, l'attivazione di questo registro ancora prima dell'attivazione della legge. In realtà, quando siamo arrivati alla discussione, la legge era in via di approvazione, mancavano pochi giorni, per cui ci avremmo detti di affrontare il discorso in seguito con l'approvazione. Ebbene, quindi almeno noi l'abbiamo affrontato e ci siamo confrontati con l'ufficio nel mese di gennaio, abbiamo capito che c'erano alcune difficoltà e quindi abbiamo incontrato un paio di settimane dopo la dirigenza dell'ASL per capire quali erano le possibili problematiche nell'adempimento della legge. Nel momento in cui ho scritto la mozione e l'ho inviata, ne ho portato a conoscenza anche le persone con cui avevo parlato nell'ambito degli uffici comunali, ho avuto notizia che proprio lo stesso ufficio stava predisponendo una proposta di delibera per la giunta e poi il successivo passaggio di regolamentazione, quindi di determina per l'attuazione della legge.
Certo, è un peccato dal nostro punto di vista che la nostra proposta non fosse stata accolta nel 2014 e che si siano persi quindi questi 4 anni, così come fu un peccato non ricevere la disponibilità alternativa, quella che non si era ricevuta qui dall'ente comunale, del consiglio provinciale notarile, sul tema, a differenza di altri casi in altre province in cui i consigli notarili provinciali sono andati disponibili a fare loro da registro centralizzato, quindi in ambito più esteso di quello comunale, in forma gratuita, a modo di servizio del cittadino, con sportelli aperti presso i vari comuni all'interno del territorio del consiglio provinciale. Purtroppo nel momento in cui facemmo la richiesta c'era proprio il cambio di direzione del consiglio notarile provinciale, è una prima risposta positiva, ne è poi seguita una negativa. Vedo che Costanza annuisce perché avevamo scritto insieme la lettera. Quindi perché ho voluto mantenere la mozione nonostante in sostanza alcuni giorni dopo la presentazione in realtà la giunta ha dato attuazione? Perché a mio avviso da una parte resta il valore di rivendicazione del lavoro fatto sul tema e che in qualche modo la legge alla fine ha consolidato, perché di fatto la legge dice che per i comuni che avevano già attivato dei registri per il deposito delle cosiddette DAT si può continuare ad operare nello stesso modo, e invece ovviamente i comuni che vogliano iniziare a dotarsi d'ora in avanti di questo registro di annotazioni lo possono fare. E dall'altra perché ci sono alcune problematiche ancora insolute, diciamo, in questa previsione della legge, perché da un lato la legge prevede per le persone che non sono già, nel momento in cui esplicitano queste volontà, in grado di muoversi e quindi in grado di redare il testo scritto, questa dichiarazione, è possibile per la legge prevedere non solo il testo scritto, ma anche una testimonianza, una registrazione, diciamo, multimediale della propria volontà. La legge purtroppo cita esplicitamente però solo la consegna personale di questa volontà anche in formato multimediale presso gli uffici dell'anagrafe. Ora partiamo dal presupposto che c'è una persona che ha già delle disabilità, magari in stato avanzato, che però è perfettamente cosciente e che probabilmente, oltre se ha una disabilità nel poter scrivere, probabilmente ha anche una difficoltà di deambulazione, di potersi muovere. E penso che questo problema vada affrontato, che parliamo di soggetti sicuramente più deboli e più esposti. La legge non lo prevede e penso che un ragionamento debba essere fatto. Dall'altra, una seconda possibilità che prevede la legge è quella per quanto riguarda le regioni che si sono dotate o che si doteranno del fascicolo sanitario elettronico, che sia la stessa ASL, cosa anche molto più sensata a mio modo di vedere, di registrare o la dichiarazione o la presenza di questa dichiarazione depositata nel luogo dichiarato dalla persona interessata. Ora, perché quindi parlo e continuo a presentare questa mozione nonostante ci sia già stato un processo da parte dell'amministrazione comunale? Perché nel colloquio avuto con la dirigenza dell'ASL è venuto fuori che, almeno per quanto riguarda la regione Piemonte, l'iter per la realizzazione di questo fascicolo sanitario elettronico in Piemonte è avanzato e si parla di fine anno o comunque di un periodo relativamente vicino. E allora penso che sia bene già fin d'ora pensare, concordare con l'ASL, già preparandosi dal punto di vista del deposito delle dichiarazioni,
per poter trasmettere nel momento in cui probabilmente si spera tra pochi mesi il fascicolo sarà attivato l'informazione e il deposito di queste dichiarazioni di trattamento all'AS. Per questo motivo, in buona sostanza, emendo la mia stessa proposta di mozione presentata all'epoca il 17 febbraio, in cui chiedo di aggiungere i seguenti paragrafi. Le leggo e poi li porto al banco della Presidenza. A promuovere in seno all'Assemblea dei Sindaci dell'AS CN2 una posizione comune di richiesta alla Regione affinché si consideri per la finalizzazione del fascicolo sanitario elettronico l'emanazione di una regolamentazione specifica per l'iscrizione delle date all'interno di questo. Questo perché è una precisa anche richiesta della legge, previsione della legge, e visto che si sta arrivando a una finalizzazione di questa attività, che non ci si dimentichi di questo aspetto. E affinché si prevede in tempi brevi per il nostro comune la possibilità, tramite ad esempio l'informazione e il consenso dell'utente, già oggi al momento del deposito, di trasmettere questo dato, cioè dell'esistenza del deposito, dell'esistenza del deposito della DAT, all'AS nel momento in cui presso l'AS in regione sarà attivato e sarà disponibile il fascicolo sanitario elettronico. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Quindi, se ho capito bene, un'integrazione dell'impegno. Grazie. Va bene. Allora, si apre il dibattito, quindi chi vuole intervenire può farlo. Non ci sono interventi? Allora intervengo io, a nome della maggioranza. Allora, la maggioranza con grande attenzione e interesse ha approfondito le tematiche proposte da questa mozione presentata dal consigliere Allasia, e devo dire che la stessa tematica ci vede favorevoli sull'impianto generale delle richieste, perché questa legge, che è entrata in vigore il 31 gennaio, possa nel più breve tempo possibile incominciare a dare i suoi effetti. Abbiamo anche noi però delle proposte di modifica, proposte che tengono conto della realtà delle norme e dei tempi necessari affinché questa legge possa godere di tutto l'iter previsto per entrare pienamente ed effettivamente in vigore. Posso dire che per quanto riguarda il Comune di Bra, immediatamente dopo l'entrata in vigore, che è stata appunto il 31 gennaio, gli uffici competenti, su impulso della Giunta, si sono messi all'opera in modo anche celere e rapido per consentire una prima risposta, per quanto è di competenza del Comune, allo spirito della legge, la quale all'articolo 4, come già citato dal collega Allasia, parla delle diverse modalità da parte del cittadino di manifestare la propria volontà. E lo riassumo: il cittadino può recarsi all'ASL, può recarsi presso un notaio o può recarsi in comune. Sostanzialmente sono queste tre le modalità. Ma se il comune, ripeto, con merito e attenzione, nella delibera di giunta del 20 febbraio, ha stabilito alcuni passaggi
Per esempio, le DAT vengono ricevute dall'ufficio dello Stato civile esclusivamente tramite il personale dotato della qualifica di ufficiale di Stato civile. In particolare, inoltre, non viene istituito presso il Comune di Bra uno specifico registro, anche ai sensi della circolare del Ministero degli Interni, che è stata emanata in data 8 febbraio, circolare che parla di prime indicazioni operative riguardo alla legge del 22 dicembre 2017. La circolare in oggetto dice: la legge non disciplina l'istituzione di un nuovo registro dello Stato civile rispetto a quelli contemplati nel vigente articolo 14, primo comma, numero 1, 4 bis del Regio Decreto 9 luglio 1939. Di talché, qui la burocrazia e il linguaggio burocratico regna sovrano, di talché l'ufficio ricevuta la DAT deve limitarsi a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196. Allora, ferma restando questa indicazione contenuta nella circolare del Ministero degli Interni, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, la Giunta, appunto, in quella data, 20 febbraio, ha assunto, adottato questa deliberazione, ritenendo più opportuno, anche sulla scorta della circolare, di tenere aggiornato da parte dell'Ufficio di Stato Civile un ordinato elenco cronologico delle DAT presentate. Non solo, ma l'amministrazione, tramite gli uffici competenti, si è mossa anche in modo da assicurare il rispetto delle indicazioni ministeriali in ordine, tra le altre finalità, alla tutela della riservatezza, alla gratuità del servizio e a rendere note tutte le informazioni, cioè a rendere nota la possibilità per i cittadini attraverso informazioni necessarie in caso di trasferimento della residenza, perché è ovvio che un cittadino di Bra oggi può essere residente a Bra, domani mattina può trasferirsi e pertanto nella residenza in cui va ad abitare deve poter presentare questa disposizione che ha rilasciato a suo tempo quando era nel nostro comune. C'è però un problema: la stessa circolare che ho citato prima sostiene che tutta quanta l'efficacia del sistema è condizionata dall'operatività della banca dati nazionale, perché che attualmente non c'è. Perché l'articolo unico della legge di bilancio del 2018, al comma 418, ha stanziato 2 milioni di euro per questo fine solo per l'esercizio dell'anno in corso. L'operatività di questa banca dati a sua volta è condizionata dall'emanazione da parte del Ministro per la Salute entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge sulle disposizioni di trattamento, quindi 180 giorni dal 31 gennaio, di un decreto che stabilisca, ai sensi del comma successivo, cioè comma 419, articolo 1 della legge di bilancio 2018, le modalità attraverso le quali le DAT o la DAT sia registrata nella banca dati. Non solo, ma il decreto, sempre a norma del citato comma 419, deve essere adottato previa un'intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, questa è la dicitura, e deve essere acquisito il parere altresì del garante per la protezione dei dati personali. E, attenzione, il comma 419 dell'articolo 1 della legge di bilancio parla appunto di intesa in sede di conferenza permanente, non semplicemente una
dichiarazione o un parere, si parla di intesa che deve essere sottoscritta. Alla luce dunque di tutte queste difficoltà di ordine procedurale, la maggioranza propone alcune modifiche del testo originario della mozione presentata dal consigliere Allasia. In particolare, nella pagina che inizia con il capoverso considerato inoltre che finalmente giunto ad approvazione, eccetera, eccetera, al punto terzo capoverso, da là dove c'è scritto la legge citata indica le diverse possibilità, noi aggiungeremmo una precisazione dove c'è scritto la legge appunto indica le diverse possibilità, poi bisogna togliere di perché è un refuso, date alle persone di redazione e deposito della DAT, prevedendo tra queste la consegna di scrittura privata presso l'ufficio dello Stato civile del comune di residenza per l'annotazione in apposito registro, virgola, ove istituito, ove questo sia istituito. Lo dice anche l'articolo 4 della legge. Aggiungeremmo subito dopo questa precisazione, io vi leggo per comodità, la circolare, quindi considerate inoltre, in aggiunta, la circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, numero 1 del 2018, in data 8 febbraio 2018, ha recato prime indicazioni operative relativamente all'applicazione della norma da parte dei comuni, fra cui le seguenti, virgolette, aperte. La legge non disciplina l'istituzione di un nuovo registro dello Stato civile rispetto a quelli contemplati nel vigente articolo 14, primo comma del Regio Decreto del 39, di tal che l'ufficio ricevuto la data deve limitarsi a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza di dati personali di cui il decreto legislativo numero 196 del 2003. Inoltre, ancora, quanto alle indicazioni in merito alle modalità di trasmissione della data alle strutture sanitarie, si segnala che le stesse richiedono la preventiva emanazione del decreto del Ministro della Salute previsto dall'articolo 1,419 della legge 27 dicembre 2017 numero 205, la legge di bilancio del 2018. Il cui iter stabilisce il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nelle forme dell'intesa e il preliminare parere del Garante per la protezione dei dati personali. Chiuse virgolette, finiamo di citare la circolare del Ministero. Aggiungiamo noi, a queste disposizioni il nostro Comune ha dato adempimento tramite la delibera di giunta numero 21 del 20 febbraio, nella quale si stabilisce che a. Nel Comune di Brale DAT vengono ricevute dall'Ufficio dello Stato Civile esclusivamente tramite il personale dotato della qualifica di ufficiale di Stato Civile. B. Non viene istituito uno specifico registro, bensì viene tenuto aggiornato da parte dell'Ufficio di Stato Civile un ordinato elenco cronologico delle DAT presentate. Inoltre, sono state emanate dal dirigente competente specifiche disposizioni organizzative, in modo da assicurare il rispetto delle indicazioni ministeriali, in particolare per garantire, tra le altre finalità, la tutela della riservatezza, la gratuità del servizio, le informazioni necessarie in caso di trasferimento della residenza e le informazioni sulla legge, tra parentesi cito, noto, cioè segnalo anche che si è pensato anche all'intervento degli amministratori di sostegno, tra le tante possibilità per garantire veramente la piena attuazione a tutti i tipi di persone con problemi fisici, mentali, eccetera. Considerato che, aggiungiamo ancora un piccolo cambiamento, la suddetta consegna e annotazione delle DAT, quindi il titolo originario parlava di considerato che l'istituzione di tale registro, noi diciamo considerato che la suddetta consegna ed annotazione delle DAT presso il Comune determina da un lato un eccesso semplice e prossimo, va tutto bene, aggiungiamo un ulteriore considerato, tuttavia l'efficacia del sistema è condizionata dall'operatività della banca dati nazionale istituita dall'articolo unico, 418 della legge numero 205, la quale ha stanziato 2 milioni di euro per il solo esercizio 2018. L'operatività di tale banca dati, a sua volta condizionata dall'emanazione da parte del Ministro per la Salute entro 180 giorni dall'entrata in vigore, io sono absolutus legibus,
sì, sì, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della citata legge, di un decreto che stabilisca, ai sensi dell'articolo 1,419 della legge di bilancio, le modalità di registrazione delle DAT nella banca dati. Il decreto deve essere adottato a norma del citato comma 419, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni, Province Autonome, Trento e Bolzano, acquisito il parere del garante per la protezione dei dati personali. Tutto ciò, cambieremmo l'impegno e diremmo così: impegna il sindaco e la giunta comunale a far pervenire ai competenti organi istituzionali, governo, conferenza Stato-Regioni, garante per la protezione dei dati personali, la presente mozione per accelerare quanto più possibile, senza rinvii di alcun tipo, l'iter di adozione del decreto ministeriale di attivazione della banca dati nazionale delle disposizioni anticipate di trattamento, a rappresentare le istanze ivi contenute in ogni ulteriore sede istituzionale per le quali ciò risulti utile, a ricercare in altri enti del territorio e non, anche aderendo alla presente mozione, ulteriore supporto ed impulso alla medesima. Questo ci sembrava più corrispondente e adeguato rispetto alla storia di queste ultime settimane, che hanno già visto di fatto il Comune aderire, sia pure nella forma non del registro ma dell'elenco aggiornato, e per coinvolgere anche gli altri enti interessati a noi sovraordinati, perché il Comune di Bra può fare tutto quello che ritiene opportuno, ma se manca l'aggancio ai livelli superiori, siamo fermi. Ecco, questo è il concetto. Chiedo la possibilità di fare delle fotocopie. Molto bene, grazie. Una per capigruppo, una per gruppo, insomma. Era all'Asia, prego. Grazie Presidente. Ora, io penso, cioè, va tutto abbastanza bene, insomma. Io penso che non abbia tanto senso riscrivere il testo della circolare in una proposta di mozione. Poi quello che conta è l'obiettivo, ma quindi non mi concentro sulle questioni sollevate per quanto riguarda, o meglio, non mi interessano per quanto riguarda le premesse, perché il fatto che esista o meno la circolare che citi queste cose qua, poi affrontiamo un paio di argomenti riguardo a questo. Interessa l'impegno. Secondo me nell'impegno c'è una parte sicuramente comune, con il mio emendamento, su quello di coinvolgere, no? altri enti territoriali, in modo da fare una richiesta che non sia il Comune di Bra, poi si sveglia il Comune Tizio Caio Sempronio. Può essere all'interno dell'AS come propongo io, ma può essere anche esteso. È chiaro che la cosa più naturale, no? Parliamo di un problema sociosanitario, sia quello di rivolgersi innanzitutto all'Assemblea dei Sindaci. Quindi in questo senso, secondo me, i due testi si possono, per quanto riguarda la parte di impegno, mi sembra che ci sia la stessa cosa. Mi riservo di leggere la seconda parte di impegno perché me la sono persa. Ecco, trovo un po' specioso, la parola specioso l'ho imparata in un film con Ugo Tognazzi, non so se vi ricordate, quando faceva il magistrato, vabbè, lasciamo perdere, ma tanti anni fa, fine anni 60. E cioè non ho imparato fino agli anni 60 perché nascevo, ma diciamo visto qualche anno dopo. La questione su registro e annotazione in ordine temporale, cioè in ordine d'arrivo, no? No? Ecco, esatto. Per il fatto che la parola registro, quindi nel senso compiuto dell'italiano, quindi registrazione, è proprio citata espressamente all'articolo 4 della legge. Cioè, sì, ma un registro, cioè non specifica il registro di stato civile, ma perché, esattamente come la richiesta della proposta di delibera del 2014, si tratta di rendere disponibile uno strumento
che sia deposito e registro delle annotazioni e registro di deposito delle annotazioni presso gli uffici comunali. E questo è il senso in italiano, è il senso dell'allora proposta, il senso dei registri, che poi possiamo chiamarli come vogliamo, possiamo chiamarlo brogliaccio, possiamo chiamarle prime note, quello che vogliamo, sono stati istituiti in 200 e passa comuni in questi anni. Per cui dal mio punto di vista è, diciamo, speciosa la questione, ma mi è del tutto indifferente, perché per me il senso pratico agli effetti è quello. Mentre per quanto riguarda il riferimento alla banca dati nazionali, allora la banca dati nazionali ha senso perché io registro le mie volontà nel 2018 e sono residente a Bra. Purtroppo mi trovo nella necessità di dover utilizzare quelle disposizioni e mi trovo nel 2035 in un altro luogo, che non è necessariamente un comune all'interno della stessa ASL, che non è necessariamente un comune all'interno della stessa regione, può essere in qualunque luogo, grazie, della nazione. E quindi è chiaro che la funzione del registro nazionale, della banca dati nazionale, è una funzione importante affinché ci sia un'applicazione pratica. Questo non vuol dire che siamo bloccati, tant'è vero che la delibera di giunta in questo senso c'è già stata e quindi noi si va avanti nel percorso ed è giusto stimolare il legislatore nei tempi indicati dalle normative, però ho sentito una parola del tipo siamo fermi qua, diciamo è fermo il legislatore nazionale perché è ancora nei tempi per emanare i decreti attuativi, ma non toglie nulla alla fase esecutiva, diciamo da parte nostra. Continuerei a mantenere invece quella parte che riguarda l'integrazione, se mi passate il termine, di questa annotazione all'interno del fascicolo sanitario elettronico per quando arriverà, perché sicuramente, come giustamente è citato nella circolare, perché si richiama un testo normativo, ci dovrà essere un accordo Stato-Regione, ma ovviamente bisogna anche stimolare la nostra regione in tal senso e soprattutto dal punto di vista, la domanda che mi ponevo per cui ho scritto l'emendamento, nel momento in cui noi adesso stiamo raccogliendo da qui al momento dell'entrata in funzione di questo meccanismo all'interno delle ASL, raccogliamo le dichiarazioni e non abbiamo nessuna preoccupazione, cioè non ci premuniamo dal fatto che dovremmo poi poterle trasmettere eventualmente per l'iscrizione a questo fascicolo sanitario implementato dalla Regione, ecco che magari ci troveremo di fronte al problema della trasmissione di questo dato per motivi di privacy o altri. Invece se, a meno che questo problema non sia già stato affrontato e risolto, se invece già incominciamo ad affrontarlo adesso in accordo con l'ASL, in modo che nel momento in cui questo fascicolo elettronico sanitario elettronico diventi operativo, siamo già pronti semplicemente per trasmettere l'informazione senza ulteriori passaggi. Ho concluso, grazie. Sì, io penso che non ci siano problemi a recepire adesso con calma. Anche gli altri colleghi leggono la fotocopia presentata dal sottoscritto e quella presentata da lei sugli emendamenti. Da quando io ho citato, ho parlato, ho detto bisogna ancora aspettare perché tutto il meccanismo sia in moto, ovviamente mi riferivo alla piena applicazione della legge. Tanto se ha visto nella proposta che io ho presentato e che adesso avrà sotto gli occhi, anche l'oggetto, io ho scritto appunto mozione per la piena applicazione della legge numero 219, onnicomprensiva, proprio perché
ci sono ancora alcuni passaggi, no? E poi mi pare anche di poter dire, adesso non so, non voglio, cioè a casa degli altri non è che possiamo entrare a gamba tesa, ma mi pare che l'ASL forse non si muova fino a quando non ci siano tutti i crismi e anche della la banca dati attivata, no? Ecco perché abbiamo insistito anche parecchio su questo, perché probabilmente entro 180 giorni il Ministero ha facoltà, anzi ha l'obbligo di predisporre tutti gli atti conseguenti, quindi mi pare di poter affermare, poi non ripeto, io non sono rappresentante dell'ASL ovviamente, ma l'ASL è difficile, temo, che si muova se non c'è una precisa normativa che scende dal, insomma, dall'alto della, no, degli uffici centrali dello Stato. Ecco. Però per quanto mi riguarda e ci riguarda, penso di non avere nessun tipo di problema ad integrare questi ulteriori suoi emendamenti con, facendo riferimento al fascicolo sanitario elettronico, citando l'ASL, insomma, non vedo problemi di sorta. Signor Tripodi, prego. Grazie Presidente, è stato un dibattito molto complesso, per certi versi interessante, per altre ci siamo un attimo persi, parlo personalmente, per il semplice fatto che siamo arrivati ad una mozione presentata dal consigliere Allasia, ne abbiamo in mano un'altra che comunque ripropone un qualcosa di simile, ma in maniera più prolissa e più attenta, in maniera più scrupolosa a vari decreti, varie leggi, varie circolari e quant'altro. Stiamo parlando di, noi leggendo la legge in particolare, proprio la legge 22 dicembre 2017 numero 19, all'articolo 4 vediamo, comma 1, ogni persona maggiorenne è capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può attraverso le DAT esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata fiduciario, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. La legge esplica le caratteristiche del fiduciario, la legge indica come devono essere fatte queste DAT, quindi devono essere redatte per atto pubblico, per scrittura privata autenticata, ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello Stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provveda alla notazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di quel comma 7, eccetera. E sono esenti dall'obbligo di registrazione dell'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. E determina tutto una serie di questioni che vengono ribadite in maniera, forse questa mozione è stata proprio per sottolineare, forse più per una rivendicazione del tema da parte di qualche parte politica, però in maniera specifica questa legge esiste e esprime in maniera non chiara, lasciando in maniera lacunosa alcuni aspetti che sono quelli dell'attuazione nel concreto di questo registro e di questa possibilità di far sì che le persone possano appunto redare questa DAT, a chi consegnarle e quant'altro. La cosa che ci fa
sorridere è che sempre nella stessa legge, all'articolo 7, ma è caratteristica quasi di tutte le leggi fatte con il vecchio governo che hanno sì dato in mano diritti civili importanti, questo non è uno, ma diciamo stati molto non troppo specifici ma tanto superficiali sulle questioni poi attuative, ma anche perché pensate che per mettere in atto questo registro e questa importante cosa, l'articolo 7 di questa legge dice: le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Io voglio vedere come è possibile attuare una legge del genere senza avere dei nuovi oneri o maggiori spese per la finanza pubblica. Questo è un modo vero di dire non la verità, ma lo si fa attraverso una legge. La domanda che ci siamo posti è stata sì, da tutte le indicazioni, ma poniamoci questo: è vero che si dice che tra un anno avremo il fascicolo sanitario elettronico. Questo fascicolo sanitario elettronico che partirà a livello regionale, ma pensate se vi trovaste in una condizione di incapacità, non nell'ASL Cuneo 2, alla quale, come leggo scritto nella mozione di Allasia, alla quale si chiede la convenzione per mettere in attuazione, ci trovassimo nell'ASL, in un ASL della Lombardia. Fanno fatica le ASL a condividere informazioni rispetto a quali possono essere gli esami fatti da una persona, dalle cure mediche che fa una determinata persona, e pretendiamo con una legge come questa di dire che senza nessun onere, senza nessun costo aggiuntivo per la finanza pubblica, impossibile. Quindi riteniamo che sia, se una mozione per diciamo rivendicare quello che può essere una posizione legittima, la quale è anche giusta, di una richiesta che avvenne da qualche parte politica ancora prima dell'attuazione della legge vera e propria, si può fare. Ma è normale, leggendo tutta quanta la legge, che c'è veramente una lacuna nella fase attuativa. Quindi io riterrei che questa mozione potrebbe andare tranquillamente bene, anche quella di Allasia, semplicemente facendola veramente con poche parole, perché qua in Italia siamo abituati veramente a essere tanto prolissi, a confonderci, secondo me, anche con le stesse parole, dicendo semplicemente quello che è stato il titolo di tutto l'emendamento della maggioranza: impegnare la regione e il governo a dare piena attuazione alla legge 219 del 22/12/2017. Punto. Facile. C'è scritto tutto. Per la piena attuazione si farà riferimento sicuramente a un decreto di attuazione, sicuramente si farà riferimento a tutte delle circolari interne che serviranno nel concreto per attuare tutte le questioni operative, gestionali, di flussi di informazioni, ma non vedo come sia possibile che all'interno di un consiglio comunale braidese, che tutto è legittimo e tutti siamo assolutamente liberi ed è giusto che si continui a svolgere questa attività in questa maniera, ma perderci in questioni che esiste la legge, siamo ormai convinti tutti quanti che ci siano delle lacune, ma aggiungere parole per definire un qualcosa che già è esistente lo ritengo veramente per una parte politica, noi siamo
rappresentanti di una umile ma importante lista civica e una, per una parte politica un rivendicare una posizione politica e per l'altra con tutto questo emendamento semplicemente per l'altra parte fare in modo che questa non passi come una netta e vera diciamo frutto dell'altra parte. Quindi noi saremmo favorevoli alla votazione di qualsivoglia mozione di questo genere, ma veramente non andiamo a complicarci la vita. Grazie. Grazie. Consigliere Milazzo, prego. Grazie Presidente. Solo alcune precisazioni perché mi sembra comunque di aver capito questo. In riferimento al costo a non ulteriori oneri si riferisce alla legge nell'articolo 7 per il comune, cioè nel senso che nella registrazione dei dati non deve avere comunque ulteriori oneri a carico dello Stato, mentre in realtà per l'istituzione del protocollo della registrazione informatica nazionale per questo sono stati stanziati dei soldi. Quindi non è in riferimento all'istituzione dell'informatizzazione nazionale, ma è in riferimento al costo per il comune senza oneri. In questo senso la legge è chiarissima. Poi un'altra piccola precisazione che vorrei fare. Il fatto che è stato, la legge permette comunque, almeno è stato anche ribadito da lei e ha avuto questa percezione nel leggere in alcune parti, permette delle scelte al Comune nelle modalità di registrazione. Semplicemente è stato detto e ribadito dal Presidente, mi corregga se sbaglio, che il Comune, attraverso una sua delibera di giunta, ha già iniziato una certa procedura. Quindi è assurdo annullare quella procedura per procedere con questa della mozione. Punto. Questa è la semplicità della cosa. Invece mi congratulo per il fatto che lei ha ricordato un passo importante che io, di cui ero già a conoscenza per il fatto che sono un'amministratrice di sostegno e che è quella proprio del poi far pervenire un eventuale dischetto informatico da portare presso gli uffici di competenza attraverso proprio l'amministratore di sostegno che comunque deve sempre chiedere al giudice per le modalità, sia ben chiaro. Quindi già la legge attualmente, non questa, ma attraverso altre leggi, altre modalità, prevede che quando non si è in grado di recarsi in un luogo, io personalmente mi sono recata l'altro venerdì da un notaio perché questa persona non poteva, chiaramente avevo il consenso da parte del giudice tutelare. Comunque diciamo che la cosa è bypassabile, dal punto di vista amministrativo e giuridico è bypassabile questo. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Consigliere Allasia, prego. Grazie Presidente, sinceramente non so più in che fase sto parlando. Mi pare sia la terza. Sì, però ci dobbiamo esprimere sugli emendamenti o sull'emendamento oppure no? Direi di sì. Okay. Direi di sì. Allora, alcuni argomenti toccati, cercherò veramente di essere molto breve. Dispiace che il consigliere Tripodi sia uscito, ma cerco di ritardare l'intervento che lo riguarda, così magari mi ascolta. Allora, per quanto riguarda la questione della regione, no? Allora, per quanto scusate, dell'ASL e dell'intervento dell'ASL, l'ASL non si muoverebbe se, attenzione, che in ogni caso
Il comma 7 dell'articolo 4 specifica che le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto eccetera eccetera possono con proprio atto regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario e il loro inserimento nella banca dati, e quindi è qua che si inserisce comunque l'attività dell'ASL nel collegamento tra Regione e ASL senza aspettare, diciamo, la banca dati nazionale, ma una precisazione tecnica, no? È per quello che l'ASL è un interlocutore, perché è un interlocutore anche in termini della Regione. Per quanto riguarda quello che ormai non è ancora rientrato, pazienza, per quello che riguarda l'indicazione date dal consigliere che mi ha preceduto nell'intervento, il consigliere Tripodi, dice sintetizziamo, si chiede il pieno adempimento della legge. Io sono d'accordo si modificare anche il titolo della mozione, non è un problema, sono d'accordo, il senso c'è tutto. Mi stavo dichiarando d'accordo con il consigliere Tripodi sul fatto che il titolo della mozione può benissimo essere chiediamo il pieno applicamento, la piena applicazione della legge. Ecco, sulla questione invece del che la mozione sia una rivendicazione politica, una parte politica, no, mi spiace, semplicemente perché nel momento, allora siccome io su questo argomento ho fatto un iter che è partito nel 2014 ed è durato 6-7 mesi nel 2014, come dicevo prima, l'interfaccia con l'amministrazione qua, le conferenze capigruppo, i dialoghi spesi e il lavoro speso con il vice segretario generale e il consiglio notarile provinciale eccetera, insomma ho fatto un certo lavoro che non è andato a buon fine all'epoca. Quando è entrata in vigore la legge io ho fatto la mozione perché non vedevo ancora l'applicazione della legge nel mio comune. Io l'ho fatta il 17 febbraio, la delibera di giunta del 22 febbraio, e quando ho parlato con gli uffici non ho avuto nessuna percezione, cioè non dico che non mi abbiano voluto dire, ma io non ho avuto proprio percezione che ci fosse un iter, e quindi mi sembra giusto anche testimoniare un lavoro fatto. Ma non è rivendicazione per dire ecco il nostro partito, il nostro movimento ha questa posizione, semplicemente c'è la rivendicazione di un percorso fatto, di un lavoro fatto che è arrivato alla fine. Espressione sull'emendamento. Ora, anche qua devo trovarmi d'accordo con il consigliere Tripodi, nel senso che ora sulla parte dell'impegno, che è la diciamo la ciccia, scusate il termine, abbiamo già inquadrato, magari se ci fermiamo un attimo, ma proprio velocemente i punti di sintesi. Ma in pratica, Presidente, qui è stato riscritto di nuovo tutto il testo, no? Inserendo le parti della circolare, eccetera. Ora, l'emendamento è vero che non ha limitazioni specifiche, ma ci sono limitazioni logiche. Io quando presento degli emendamenti, no, faccio degli interventi puntuali di modifica di un testo, di una proposta di mozione, una proposta di delibera, non riscrivo l'intera proposta di mozione. Qui è riscritta totalmente con l'inserimento di tutte queste parti. È una modalità che non mi sembra un po' non molto apprezzabile dal mio punto di vista. Ora, specificare tutto quello che prevede la circolare, ora siccome la mozione non è una delibera, la proposta di mozione è una proposta di indirizzo politico, e quindi le premesse sono premesse sì legislative ma soprattutto politiche. Io vi chiederei di lasciare perdere tutta la modifica del premesso. Come dicevo prima, sono d'accordo sulla modifica dell'oggetto perché è efficace, sintetica, va benissimo. Sull'impegno, che è la cosa che conta, mi sembra che ci sia già una convergenza, ma sul resto lo lascerei perdere, sulla disquisizione
della parola registro o registro di atto civile. D'altronde io cito la parola di registro perché è testo di legge, no? Non è che ho preso il testo di legge che parla di registro, no? Poi la circolare, se volete, ha in ambito giurisprudenziale è sotto la legge, la circolare non è giurisprudenza, no? Invece la legge sì, parla di registro, non definisce la natura del registro, ma parla di registro, e come dire, è mero italiano, è una registrazione. Vogliamo chiamarla registrazione? Però insomma perdiamo molto tempo su cose che a mio avviso non merita perdere tempo. Per cui, per quanto riguarda il vostro emendamento, io dico sicuramente, per me cambiare l'oggetto della mozione prendendo il vostro va benissimo, tanto il senso è anche quello. È chiaro che però non c'è solo nella mia proposta di mozione l'intento di chiedere al legislatore di fare che, ma c'è anche quello di muoversi insieme all'Assemblea dei Sindaci, come citate anche in un certo modo nella vostra parte impegnativa, per quelle parti attuative quando verrà il momento. Sulla banca dati nazionali, come dicevo prima, è un problema applicativo della legge a livello nazionale che non può riguardare il comune, fa parte del pieno adempimento della legge, per cui è già tutto racchiuso nel titolo. Insomma, spero di essere stato chiaro al riguardo. La ringrazio. Ora, anche per me è la terza volta questa. E cerco di stare ovviamente nei 5 minuti, poi al massimo, se i capigruppo sono d'accordo, chiederei un momento di sospensione per poterci trovare e concordare un testo in comune. Le premesse ci sono, secondo me. Sì, volevo solo dire questo: il fatto di aver inserito il riferimento alla circolare, dal nostro punto di vista, era necessario per spiegare come mai noi non potevamo accettare il suo impegno al punto primo dell'impegno. Impegna il sindaco a istituire nel tempo più breve possibile presso l'ufficio comunale un apposito registro, perché questo è già stato fatto. Quindi noi ci siamo concentrati sul fatto che, siccome il registro, o chiamiamola elenco aggiornato in ordine cronologico delle disposizioni anticipate di testamento, nel nostro comune ha già svolto il suo iter, allora ci siamo soffermati sulla seconda parte, per consentire che questa legge sia veramente applicata in senso pieno. Abbiamo spiegato che mancano ancora alcuni passaggi a livello nazionale, garante della privacy, conferenza Stato-Regioni, ecco, questo diciamo l'abbiamo inserito a livello, come possiamo dire, propedeutico, esplicativo. Poi se vogliamo togliere i contenuti possiamo mettere benissimo: vista la circolare ministeriale del che disciplina norme di attuazione o di eccetera, non so come ce l'ho qui, prime indicazioni operative, poi va benissimo. Quindi lungi da noi cercare di entrare a gamba tesa in una mozione, ma ci mancherebbe. Quindi a questo punto però permetta, battuta, noi togliamo benissimo i riferimenti alla circolare, però anche i suoi considerati che partono da Oviedo, passano per la conferenza della medici chirurghi odontoiatri, il codice deontologico eccetera eccetera, noi questi li abbiamo lasciati. Non è che noi abbiamo detto allora togliamo anche questi riferimenti, quindi facciamo una riga sola. Il comune di Bra chiede che venga finalmente applicata in pieno la legge 219. Ho capito, però il discorso che noi ci siamo portati a inserire questi era per spiegare come mai il tiro deve essere leggermente corretto rispetto all'iter da lei previsto nel suo testo originale, punto. Quindi io sono dell'idea che se vogliamo trovarci un momento, sospendiamo 5 minuti e abbiamo i testi e lo
e passiamo alla redazione di questi testi. Questa è la mia proposta, anche perché qui è difficile, in sede plenaria, cioè non possiamo. Cioè non possiamo, anche perché abbiamo 15 minuti ciascuno, io ho già parlato tre volte, lei anche, e buonanotte, insomma. Quindi io chiederei il parere dei capigruppo sulla mia proposta di sospensione per arrivare a un testo condiviso. Somaglio. Ma allora, intanto stiamo dibattendo di un argomento che tocca nel profondo, no? I pensieri e le proprie inclinazioni, le inclinazioni di ognuno di noi, che devono poi tramutarsi in atti applicativi che andranno ad influire su ciò che i nostri concittadini vorranno esprimere nelle proprie intenzioni. Io ammetto che avevo un po' di confusione prima, dopo la discussione che c'è stata, ma per mia ignoranza, ignoro una certa parte di queste normative, per cui non mi addentro sulle varie considerazioni che sono state fatte. Quello che però mi preme così dire e sottolineare è che se c'è una normativa nazionale che è entrata in vigore recentemente e a questa normativa e per l'applicazione di questa normativa nazionale mancano dei decreti attuativi e le ricadute sulle amministrazioni locali non possono prescindere da normative, ritengo, regionali di collaborazione o di intenzioni con l'ASL, a mio avviso la nostra la mozione, se riterremo opportuno, non può che essere una mozione che sollecita gli enti preposti a predisporre i decreti attuativi o i regolamenti di applicazione di queste norme. Poi tutte le considerazioni che vengono fatte a livello, consentitemi, politico, perché ognuno di noi può avere delle inclinazioni personali e che toccano il più profondo del nostro io, lasciano in questa fase, sono sì importanti, ma lasciano in questa fase un po' il tempo che trovano. Quindi da parte nostra c'è assolutamente la disponibilità a vedere insieme, rispetto a ciò che è stato proposto, un testo che a mio avviso deve essere molto semplice e che possa essere trasmesso a quegli enti superiori che devono dettare le regole per l'applicazione definitiva di questo testo di legge. Grazie, consigliere. Ci sono ancora interventi? Consigliere Tripodi, prego. Vogliamo condizionare la nostra presenza a questa riunione. Se la riunione intende partorire un documento semplice di poche righe, dove veramente senza tutte queste parole riusciamo a dire un qualcosa di comune, che sposo quello che appunto è stato l'intervento del consigliere Somaglia, se questa sarà l'intenzione di ogni gruppo parteciperemo, se no ci diremo con una dichiarazione favorevoli a quello che abbiamo detto sinora, quindi all'attuazione di una legge, quindi non si potrebbe fare altrimenti,
ma senza essere troppo prolissi e troppo facciano riferimento a troppe cose. Grazie. Lo scopriremo vivendo questo momento di condivisione. Ovviamente adesso io non posso dire se sarà come sarà, ci ritiriamo apposta per farlo. Più che altro è perché se dobbiamo andare, no, ma se dobbiamo andare ad una riunione per pensare di togliere le premesse, pezzettini di. Se invece l'intenzione è quella di uscire con un testo veramente sintetico, dove si capisce in poche parole quello che è, bene, se no non partecipiamo neanche. Teniamo conto del fatto che questa mozione è già stata presentata alla conferenza dei capigruppo, quindi lì si potevano fare anche delle considerazioni, no? Poi la maggioranza ha espresso legittimamente le proprie riflessioni, senza entrare in casa di nessuno, ma ci mancherebbe ancora, no? Quindi io raccolgo questo invito. Io sono favorevole alla sintesi, massima sintesi possibile, purché chiaramente non vada a inficiare il significato collettivo, globale del lavoro. Va bene. Allora, ci ritiriamo in sala giunta. Capigruppo.